lo schermo con Giuseppe, Accetta. Allora, credo. io non riesco a farmi visibile, non so se c'è la voce. Delle note. Forse ci aiuterà ora a fare. Probabilmente o l'interprete c'è la macchina che non le piace. Ha preferito Gabriella, oh. Anche le macchine robotiche hanno le preferenze amorose. Sì. Il fatto è che Gabriella da sola non credo che ci voglia stare per 3 ore e mezza, però per cui temo che. Guarda, neanche noi. Non capisco perché, appunto, siete riusciti a far entrare lei, perché la procedura chiaramente sarà identica. Dunque, Gabriella, a te ti ha fatto entrare il dottor Russo. Allora, a chi è in sala può forse fare un primo turno. Chi è in sala chiede di, ecco, mantenere un clima di silenzio e di ascolto, perché, ecco, adesso abbiamo iniziato anche la diretta su Facebook, mentre a chi è collegato, ecco, chiedo di spegnere i microfoni, così, ecco, diamo inizio a questo incontro di questo pomeriggio. Quindi, ecco, se voi avete i microfoni attivi, se voi avete i microfoni attivi da casa, chiedo di spegnerli. Sì, scusate, però bisogna risolvere, credo, questo problema. Di risolvere anche il problema della seconda. Giusto un commento, Antonella, per i prossimi 6, 7, 5, 6 interventi sono tutti in italiano e quindi c'è bisogno solo dell'italiano in francese. No, ma non è, mi perdoni, non è questo. Noi ci diamo il cambio ogni 20 minuti a prescindere dalla lingua. Possiamo andare, capisce? Va, è un po' questo il problema. Zitto, va bene. Ma dobbiamo cominciare o no? Sì. Ma non può, credo, iniziare appunto andare avanti la collega così senza che io abbia la possibilità nel frattempo di interloquire con Joseph e sistemare Eccola questo qui. Problema. Un attimo solo. Adesso è stato terminato l'interpretariato per tutti, è sì, giusto così? Adesso lo riavviamo. Sì, 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 perché giustamente devi impostare tutte e due le interpreti insieme, sì, sì. Sì, tra l'altro, esatto, di solito Gabriella succede a tutte insieme, voglio dire, non è, non a una per volta. Chiediamo scusa a tutti i partecipanti, avete capito che c'è un problema un pochino tecnico. Adesso ho nominato le due interpreti e quindi penso che possiamo iniziare, i problemi tecnici sono stati risolti. Ah, bene. Io non riesco a comparire con la faccia, sono invisibile. Un problema mio. Quello lì è un problema del suo PC, dovrebbe ecco, uscire e rientrare. Provo. Sì. Sì. E dando l'autorizzazione e attivando ecco il video, il proprio video. E allora Silvano può cominciare, José? Sì, allora accede il microfono. Vi saluto e sono contento di vedere in questo momento molti volti che erano presenti qui durante l'esperienza dell'Agorà nel dicembre 2018, se non vado errato. Quella era una circostanza in cui si è cercato e si cerca tuttora di raccontare il mondo in modo altro rispetto ad altri racconti che ci hanno portato dove appunto ci troviamo. E riprendendo il filo di quell'esperienza, mi sembra che oggi si voglia raccontare
la politica, la geopolitica, le strategie in modo diverso da come ci vengono presentate dai media così ufficiali. E quindi credo che un nuovo racconto, un racconto differente, una nuova narrazione possa anche suggerire strade, percorsi, pensieri che aprono la via della pace. Ecco, perché da quanto ci è dato di capire e di intuire, la pace, o meglio la fine del conflitto o dei conflitti, non sarà possibile, ma già si comincia a parlare di anni di guerra. E la cosa più triste è che tutto questo viene considerato come realismo, come necessità, come assoluta necessità. Ecco, quindi io auguro da questo luogo del Monastero del Bene Comune, dove parecchi anni fa appunto si iniziò a vedere il mondo in modo differente, auguro un buon lavoro a tutti quanti e penso che non sia l'ultima volta che ci vediamo per continuare questi discorsi. Vi saluto tutti e ancora buon lavoro e ogni bene. Grazie. Grazie Francesco, allora cominci, prendite tutte le redini. Allora, io cercherò di prendere in mano un po' le redini di questa giornata, che sarà una giornata molto impegnativa, perché abbiamo appunto molti ospiti e chiediamo davvero a tutti gli ospiti di stare, insomma, in quei 10 minuti che abbiamo dato, 8-10 minuti, in modo da poter in qualche modo dare la parola un po' a tutti. Ecco, io dirò qualche parola un po' introduttiva. Padre Silvano ci ha già ricordato che tutto nasce appunto qui, da Sezzano. Adesso molti di noi sono in collegamento, però praticamente tutto è nato qui da Sezzano nel 2018, nel novembre, quando è nata e si è creata questa, diciamo, questa utopia di un popolo in qualche modo, nelle sue articolazioni, dai vari luoghi di questo mondo, un piccolo mondo in qualche modo utopico. Io nell'introdurre questo incontro, testimonianza sulle radici della guerra globale, che cercheremo appunto di analizzare nelle sue variegate derive di potere, prevaricazione, omologazione, propaganda, lotta per il dominio politico e l'egemonia economico-industriale, insomma anche tutto il tema delle armi, vorrei ricordare, fare memoria anche di un grande amico e protagonista di molti di noi, insomma, che ricordiamo a 30 anni dalla morte, che è padre Ernesto Balducci, perché prima di morire, pochi giorni prima di morire, morto il 25 aprile del 92, vi ricordate, in un incidente stradale vicino a Cesena, e poco prima di morire, il 22 di aprile, San Giovanni in Persiceto fece un incontro che credo che sia molto attuale, dal titolo "Addio le armi", questo era il titolo che gli venne affidato. In un passaggio diceva Balducci: "Il pacifismo è l'unica via della legalità internazionale. Sia detto chiaro, al momento in cui siamo, la via militare è una via illegale, diremo noi anche criminale da un certo punto di vista, ed è un argomento forte contro i sostenitori della logica istituzionale. Ogni logica che ricorra allo strumento guerra è fuori dalla legalità internazionale. E quindi il nostro non è affatto un pacifismo coscienziale, l'espressione di una nobile coscienza, su questo sono pronti molti a concederci tutto, che anime belle, come siete buoni, però non capite la realtà. Su questo punto ci colpiscono. No, secondo me chi sostiene la via della forza non capisce la realtà. È vittima di quella che chiamo l'utopia nera, che è diversa dall'utopia bianca. L'utopia bianca sogna un mondo pacifico, un mondo diverso e cerca di realizzarlo. L'utopia nera insegue le vie feroci della forza, credendo che risolvano, ma no, non risolvono niente. Quindi seminano lutti e sangue come hanno fatto nel Medio Oriente. Vedete che volevano creare un nuovo ordine nel Medio Oriente? L'avete visto? Lo avete constatato anche voi? E ci sono 300.000 morti. È tutto quello che se ne consegue a livello psicologico e culturale. Anche la Roma. Pronto? Si sente? Sì, sì.
Anche l'arroccamento fondamentalistico dell'Islam, che è un terribile fatto, è conseguenziale alla scelta della via della forza. Ecco, io credo che siamo un po' ancora qui, insomma, ecco, abbiamo ricordato, abbiamo fatto memoria anche di padre Balducci. Oggi penso che possiamo rilanciare questo discorso di un'utopia bianca, per certi versi, che è appunto il fondamento dell'agorà degli abitanti della Terra, consapevoli che nella storia agiscono giochi subdoli di potere violento, dell'utopia nera, che cercheremo in qualche modo oggi di smascherare, l'ideologia della guerra, con tutto l'armamentario di propaganda che ancora crede nella soluzione armata dei conflitti. Noi non possiamo chiedere ai nostri giovani di lavorare anche nelle scuole su una risoluzione non violenta dei conflitti e poi manifestiamo appunto questa logica del conflitto, della logica amico-nemico nella storia, della vittoria degli uni sugli altri, della logica del profitto appunto anche per quanto riguarda tutto il processo del sistema della produzione, del commercio delle armi, oppure anche l'omologazione. Noi quest'anno ricordiamo anche i 100 anni dalla nascita di Pasolini e credo che anche le riflessioni di Pasolini sull'omologazione siano interessanti, soprattutto in questo momento in cui appunto la grande stampa, i grandi media sono tutti in qualche modo incentrati su questa idea della guerra, la mitologia della vittoria, la ricerca in qualche modo di una resistenza armata rispetto al conflitto in Ucraina. Appunto, questa ricerca di omologazione ci vuol perfino convincere che le armi sono strumenti fondamentali per, diciamo, per garantire la sicurezza, la pace. E infatti si stanno sviluppando le politiche che vorrebbero appunto aumentare il PIL, no? nella difesa. Ieri, in questi giorni, a Ghedi è atterrato il primo F-35, poi ne parleremo magari con i nostri ospiti. Ecco, quindi oggi cercheremo in qualche modo di raccogliere le testimonianze, le voci di chi vorrebbe sollevare la coscienza critica rispetto a quanto sta succedendo. Anche sulla linea di questo Papa Francesco, che continua inesorabilmente, nonostante anche tutte le critiche che gli si rivoltano contro, a tenere questa strada, insomma, di una coscienza critica in qualche modo, no? rispetto a quanto sta succedendo. Ecco, oggi in questo spaccato di utopia bianca, no? cercheremo in qualche modo di raccogliere le voci, le testimonianze delle persone che in qualche modo ci hanno accompagnato. Allora, noi faremo una prima parte dedicata un po' ad alcuni grandi temi che abbiamo individuato, insomma, rispetto a questo conflitto, e poi una seconda parte più, diciamo, di riflessione a partire anche dalle periferie, dalle zone, diciamo, del mondo rispetto, diciamo, al centro dell'Europa, dove si sta anche elaborando un'etica e una riflessione sul tema della pace, che forse possono arricchire anche il discorso rispetto anche al tema della guerra in Ucraina. Allora, il primo tema che vorremmo affrontare, che è un po' il tema della... diciamo che rappresenta anche il titolo in qualche modo di questo nostro incontro, dov'è la vittoria, è il tema appunto di questa mitologia della vittoria che sta ritornando e torna sempre quando c'è la guerra, quest'idea che la vittoria sia in qualche modo una conclusione di una guerra, uno vince e l'altro perde, quindi si stabilisce in qualche modo un'egemonia. In realtà, come ci ricordano molti filosofi, molti pensatori, la vittoria fa parte della logica della guerra, perché la vittoria appunto impone la vittima in qualche modo e quindi la distruzione dell'altro. Ecco, su questo io vorrei sentire appunto Enrico Peretti, non so se si è ricollegato, se c'è con noi Enrico Peretti, perché Peretti già alcuni anni fa fece un libro molto interessante proprio su questo tema della vittoria, e ha elaborato questo concetto. Quindi io darei la parola per questi 5, 6, 7 minuti a Peretti per darci un attimo un'elaborazione rispetto al tema della vittoria. Adesso non lo vedo, non so se si è ricollegato. Eccolo qui. Io sono riuscito a farmi vedere. Prima non comparivo, adesso ho fatto qualcosa alla telecamera per cui ci sono. Mi vedete? Non sì, lo sì. So. Ti vediamo. Dice di sì.
Vorrei dire velocemente, tocca a me cominciare, tocca a me partire. Sì. Ecco, partirei da una nota di Kant nel suo progetto filosofico per la pace perpetua, 1795. A un certo punto dice che dovrebbe essere prescritto un giorno di espiazione per invocare perdono per il grande oltraggio di cui il genere umano si rende ancor sempre colpevole, di non voler sottomettersi a una costituzione legale nei rapporti con gli altri popoli, e invece di preferire, nell'orgoglio della sua indipendenza, di ricorrere al mezzo barbaro della guerra, col quale però non si consegue ciò che si cerca, cioè il diritto di ogni Stato. Ecco, notiamo che questo grande oltraggio che dice Kant non consiste solo nell'aver fatto una guerra, ma nel non volersi sottomettere ad una costituzione legale universale. Dunque, la guerra, anche se vinta, non può essere motivo di festa, tantomeno di ringraziamento a Dio, sottolinea Kant, perché la guerra non è in grado di conseguire il diritto, la giustizia. E perché, aggiunge ancora Kant, festeggiare una vittoria rivela anche la soddisfazione di aver distrutto la vita e la felicità di tanti uomini. Quindi cerchiamo di riflettere contro l'ideologia della vittoria. In questa guerra che stiamo sentendo, Ucraina, Russia, Stati Uniti, si è parlato non più di fermare l'aggressione e di passare a trattative, ma di vincere, di volere la vittoria, avanti fino alla vittoria. Invece, in realtà, il problema della guerra è fermarla, non vincerla. La vittoria in guerra è un tragico mito, perché premia le armi e la violenza, non ha la certezza di premiare chi ha ragione, chi ha il diritto. Tirare a sorte avrebbe più probabilità di giustizia. Una vittoria bellica è sempre seme di nuova guerra, di rivincita. Invece, la resistenza non violenta alla violenza è il diritto umano in azione. È un atto che afferma la nostra dignità. La resistenza non raddoppia la violenza, la limita, la trattiene, la ferma e intende respingere, ma non sopraffare l'aggressore. La resistenza non violenta usa la forza umana che sa sopportare senza subire. Poiché ogni potere consiste nell'essere obbedito, la coraggiosa disobbedienza svuota e frustra un potere ingiusto. Questa resistenza costa anche sacrifici, costa anche vite umane, ma questo prezzo è un atto del vivere e promuove vita libera. Se vogliamo fare un cenno alla resistenza italiana antifascista, dobbiamo dire che non fu soltanto guerra, non c'era l'obbligo di portare le armi per i partigiani, fu soprattutto fondamentalmente un riscatto morale vasto, popolare, contro la violenza istituita. E questo credo che sia vero, anche se l'uso delle armi ha indotto in certi casi, come un caso a cui io dovetti assistere da bambino a 9 anni, all'età di 9 anni, ha indotto l'uso delle armi a violenze e vendette ingiustificabili. Perché accade che l'arma trascina l'uomo al di là di ogni possibile necessità e giustificazione. Chi fa resistenza e non guerra sa anche morire, ma affinché si smetta di uccidere. La guerra è semplicemente omicida. Vince in guerra chi uccide di più. Volere la vittoria è volere guerra e non pace. Chiamiamo pace nei libri di scuola la volontà del vincitore imposta al vinto, l'imposizione della volontà del più armato e del più omicida. E quindi quelle che chiamiamo pace nei libri di scuola sono altrettante sconfitte dell'umanità. Il perdere la vittoria, come mi è stato dato come tema, quindi la libertà dal vincere, è la convivenza giusta e pacifica dei popoli, è realizzazione di umanità. La vera vittoria, dobbiamo dirlo, queste parole di Balducci che ho sentito all'inizio sono veramente illuminanti. La vera vittoria è l'abolizione della guerra e dei profitti sulle armi che la alimentano. La vittoria sulla guerra è la cultura che sa preparare la gestione non violenta dei conflitti.
Si usa conflitto come sinonimo di guerra, ma credo che sia molto sbagliato, perché conflitto è ogni situazione di differenza, di tensione. Un incrocio stradale è un conflitto. Abbiamo messo i semafori e la regola di chi arriva da destra perché non sia distruttivo. E la guerra invece, a differenza del conflitto che può essere gestito in modo vitale, la guerra è l'uso politico della morte. Oggi, tra l'altro, non è più scontro di eserciti, ma è guerra contro i popoli innocenti, contro le case, contro la vita e le condizioni della vita, lo vediamo. Quindi anche prima di una temuta ecatombe nucleare, la guerra ha già perduto ogni possibile giustificazione morale. Non solo non è necessaria, ma è soltanto dannosa, danneggia... This meeting is being recorded. Devo andare avanti? Vai avanti. Danneggia la qualità umana di noi tutti. Si fa la guerra per difendere la nostra libertà? Oppure è meglio evitare la guerra? Durante la guerra fredda si diceva meglio morti che rossi o meglio rossi che morti? Forse, ragioniamo su questo, forse è più giusto sopportare un dominio pur di vivere e vivendo imparare a resistere al dominio, svuotandolo con la resistenza popolare non violenta, che è possibile e documentata storicamente in tanti casi. La vittoria in guerra non realizza davvero né vita né libertà, contiene sempre germi di morte. Certo, non basta la pace negativa, il non offendersi, non colpirsi, occorre la pace positiva, cioè la realizzazione progressiva della giustizia. Ma il profeta Isaia ci dice: la pace è frutto della giustizia e non della guerra. Ma è anche vero che la pace e non la guerra, non la violenza, è la via per la giustizia. Giustizia e pace si sono baciate. Quindi la pace nasce dalla giustizia ed è la giustizia che porta alla pace. La pace non è mai l'effetto della guerra, perché la perfetta alternativa alla guerra. La pace presa con la guerra è pace di dominio, è vittoria della morte, morte di vite umane, morte della socialità, delle relazioni umane tra i popoli. La vittoria non premia, accennavo già, la ragione e il diritto, ma solamente chi ammazza e distrugge più dell'altro. Bobbio diceva: la guerra è l'antitesi del diritto. Passati gli 8 minuti. Sì, concludo. Allora, ritenere che la violenza ci costringa ad opporre altra violenza è sconfitta morale e pratica della relazione umana. Credo che a questo punto, come una avversità a volte può diventare una opportunità, la vicenda che stiamo vivendo, così dolorosa e sconvolgente, deve accentuare in noi, nella cultura, nella riflessione, la volontà precisa di abolizione della guerra, non di gestione in un modo o in un altro della guerra. Grazie. Grazie Enrico, anche perché ci hai dato un po' l'orizzonte anche di senso, insomma, di questo nostro incontro. Enrico da tanti anni si occupa di riflessione sulla non violenza, ha scritto tanti libri, poi fa parte anche dello studio Sereno Regis di Torino. Ecco, io rimarrei un po' su questo orizzonte, chiederei a Renato Sacco, non Renato Sacco che è stato per molti anni coordinatore nazionale di Pax Christi, ancora adesso insomma è una delle figure principali del movimento di Pax Christi. Ecco, rispetto a tutto quello che ci diceva Enrico Peiretti, rispetto anche alla deriva che stiamo vivendo, no? Sul piano anche di questa omologazione alla guerra, sembra quasi che tutto un discorso grande che si era sviluppato dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti, il costituzionalismo internazionale, le grandi dichiarazioni universali, il pensiero etico, la riflessione filosofica sul tema dell'alterità, sulla responsabilità, sulla pace, sembrano come improvvisamente schizzare via. E ha preso forma questa idea appunto della resistenza armata, delle armi, dell'aumento appunto degli investimenti in armi, la celebrazione della retorica bellica, eccetera. Ecco, rimane insomma questo Papa ancora in qualche modo fermo a ricordarci l'importanza di una riflessione profonda sulla pace
anche negli ultimi giorni ha detto: qui non si tratta di buoni e cattivi, noi dobbiamo fare una riflessione complessiva su quanto sta succedendo. Ecco, anche rispetto appunto a questa indicazione di questo Papa, una tua riflessione, Renato, su quanto sta avvenendo anche dal tuo osservatorio all'interno del movimento di Pax Christi. Sì, grazie a chi mi ha invitato, saluto tutte quelle che ci ascoltano, tutti e tutti. Io non sono uno studioso come molti di voi, quindi sono contento anche di ascoltare e anche di condividere. A me capita di incontrare tante persone, come credo tutti voi, ma di incontrare persone comuni, i bambini, i genitori, le persone che non cercano un incontro di riflessione magari sulla pace o sulla guerra, ma li incontri per tanti altri motivi, oppure giornalisti, eccetera. Io spesso pongo questa domanda quasi scontata: ma siamo convinti che la guerra è una cosa brutta? E ovviamente i primi sono i bambini che dicono sì, certo, e i bambini ne hanno facoltà e hanno la coscienza pulita. Gli adulti non so, a me è capitato molto in questo periodo, e per questo dopo credo il riferimento a Papa Francesco è importante, mi è capitato molto di discutere anche con giornalisti, con leader politici, tutti a favore della pace, virgola, però, e con quel però lì è un po' come quando si dice: io non sono razzista, però, e a quel punto qualcuno rideva, visto che siamo domenica pomeriggio, magari il caldo, cioè, io non sono razzista, ma non è colpa mia se quello è nero. Ecco, la battuta brutta che fotografa un po'. Per cui qualche persona mi ha detto: io cosa credi? Io ho fatto le manifestazioni per la guerra in Iraq. E vabbè, non è mica una medaglia di santità perenne. Tu hai fatto la manifestazione per la guerra in Iraq e adesso hai votato a favore che l'unico intervento del governo italiano è stato quello di mandare le armi. In 5 minuti si è deciso, si è fatto con velocità, l'unica cosa concreta. Sì, ma però questa è una guerra diversa dalle altre. È un po' quello che diceva Francesco, la retorica. Ecco, io credo che stiamo vivendo, ma dal mio piccolo osservatorio che non è scientificamente testato, un contesto in cui si rischia di pensare che la guerra è brutta perché siamo stati educati così e non si può dire che la guerra è bella. Un po' perché abbiamo anche sta palla al piede della Costituzione che ripudia la guerra, ma quanti hanno cercato anche di interpretarla, modificarla e dire sì, ma no, però. Il risultato è che oggi davvero molti parlano di pace, ma strizzano l'occhio alla guerra. E la stessa parola pace è una delle parole meno pronunciate. A me è capitato di partecipare in alcuni dibattiti. Dopo un'ora mi sono permesso di dire ai illustri miei compagni di salotto, a dire: ma è un'ora che siamo qui, nessuno ha parlato di pace. Allora, se ci manca questo obiettivo, se ci manca l'orizzonte, davvero rischiamo di andare a impiantarci non so contro che cosa. Dopo ci saranno interventi, non so se anche l'ISA si collegherà da Vienna sulle armi nucleari, eccetera. Allora mi piaceva ricordare che, per esempio, Papa Francesco è l'unico, secondo me, leader a livello mondiale, internazionale, che al di là del fatto di uno che è cattolico o meno, ma dobbiamo riconoscere il suo intervento sempre costante anche prima di questa situazione. Lui ha chiesto di chiamarsi Francesco, l'ha detto, Francesco per 2 motivi, i poveri e la pace. E lo ha dimostrato subito andando a Lampedusa, ma anche andando, per esempio, in un luogo che è la retorica, potrebbe essere la retorica della guerra in assoluto. Chi è italiano lo conosce meglio, che è Re di Puglia,
il sacrario di Re di Puglia. E andando a Re di Puglia, non mi sto a leggere tutto, lui ha detto ci sono due cose. Primo è quello piangere per i morti. Oggi si rischia di discutere il gas, gli interessi, quanto costerà di più il gasolio, e di qua e di là, ma di tutto questo ragionamento rischia di venir meno, e il Papa ce lo ricorda bene, l'aspetto umano, che ci sono delle persone che muoiono e per le quali dobbiamo piangere. E il Papa lo ha detto con fermezza. E poi la seconda cosa che ha detto Re di Puglia è stata semplice, sono tre righe. Anche oggi le vittime sono tante. Com'è possibile? È possibile perché anche oggi dietro le quinte ci sono interessi, piani geopolitici, avidità di denaro e di potere, c'è l'industria delle armi che sembra essere tanto importante. Papa Francesco, Re di Puglia, settembre 2014. E poi il Papa ha continuato a dire la guerra è ripugnante, disumana, barbara, sacrilega. E quindi non si scappa da questo, non c'è il sì ma però. Io credo che sia da recuperare questo. Dopo di me interverrà l'amico Giorgio Beretta, che è un esperto anche di tutto il mondo delle armi, gli interessi, l'export, eccetera. Francesco accennava all'inizio, l'altro giorno, grande tripudio qui al nord, perché a Ghedi, dove c'è la base con le bombe nucleari, come ad Aviano, non nostre, ma sul nostro territorio, è arrivato il primo F-35 caccia bombardiere che viene prodotto, assemblato qui vicino a me, a Novara, a Cameri, e come se fosse, diciamo, il primo uomo sulla Luna con l'atterraggio, perché c'è la retorica della guerra, dimenticando che questo aereo costa magari un po' meno di 150 milioni. Ai ragazzi dico, il casco di un pilota di un F-35 costa 400.000 euro. Io credo che dobbiamo partire da lì, dai milioni, dalle migliaia di soldi che si investono per la guerra, perché così si può interloquire in un tempo dove si rischia, e finisco, di pensare che il Papa fa il suo mestiere. E il Papa, è chiaro che deve parlare della pace, ma il Papa denuncia. E quando ha detto, ho sentito che in un paese vogliono portare le spese per le armi al 2% del PIL. Ma questi sono pazzi. Il cognome e nome lo dobbiamo dare noi. Non possiamo pretenderlo dal Papa, ma siamo noi che dobbiamo concretizzare. Poi se servirà magari nel dibattito anche vedere scelte concrete. Noi per esempio abbiamo la campagna delle banche armate, ma magari se serve nella discussione verrà fuori. Io credo che sia importante vincere questo, e come diceva Papa Francesco a Bari, gennaio 2020, dice ci sono dei paesi che parlano di pace e poi vendono le armi ai paesi in guerra. Questa è la grande ipocrisia. Io credo che ci siamo dentro fino alla testa. E allora dobbiamo trovare in che modo uscirne. La nostra amica e tanti altri, Lisa Clark a Vienna, noi abbiamo detto, ma perché l'Italia diserta il vertice di Vienna? Vogliamo la guerra o vogliamo la pace? A me sembra che con le parole vogliamo la pace, con i fatti, con le scelte, con i 104 milioni di euro al giorno per le armi, il 2% del PIL, togliere l'IVA, credo che si voglia la guerra. Allora forse Giorgio Beretta può dare anche più concretezza a questi grandi interessi che sono dietro le guerre anche oggi. Grazie. Grazie Don Renato. Prima però di passare a Giorgio Beretta e affrontare un po' il complesso argomento delle armi, che si collega poi tra l'altro anche a quello che ci dirà Lisa Clark da Vienna, io vorrei rimanere sul piano dei linguaggi, nel senso sulla lingua. No, tu fai parte, Don Renato, di Pax Christi, noi ricordiamo con grande commozione sempre questa straordinaria figura di Don Tonino Bello, che ci ha dato un linguaggio nuovo. Don Tonino era più che, diciamo, un profeta, era un poeta, ci ha dato delle parole nuove, no? Ci ha dato delle parole di pace, di non violenza,
non arco di guerra ma arca di pace, la convivialità delle differenze. Insomma, è stato una persona che ha speso tutta la vita per questo ideale della pace. E c'è un problema, come dicevi tu, di linguaggio, no? Ecco, io adesso vorrei anche chiedere a Luca Cecchi, che fa insieme a me, dovrebbe in qualche modo insieme a me aiutarmi un po' nella gestione di questa prima parte di questo convegno, insieme a Jessica Cugini, che tra l'altro in questo momento è molto impegnata anche a Verona per un processo di speranza a Verona con Damiano Tommasi. L'idea, insomma, che è possibile anche a Verona ricreare un processo di speranza e di una nuova prassi politica. Ecco, c'è tutto il problema della lingua, del linguaggio, della violenza e della guerra. Bisogna in qualche modo anche demitizzare questo linguaggio della propaganda di guerra. Ecco, io chiederei appunto anche a Luca Cecchi di presentarci Jessica e di affrontare anche questo tema. Attivate il microfono. Non si sente? Adesso sì. Acceso? No. Bene. Dicevo che Jessica si presenterà da sola, che sicuramente dirà più cose di me. Ma volevo un attimo accennare ad alcune cose. Io mi ero preparato un brevissimo intervento che erano più che altro domande. Domande su cui sicuramente dobbiamo riflettere. Gli interventi di prima hanno parlato di realismo, la guerra come realismo. La domanda che mi veniva da fare prima di tutto da persona comune della strada è: ma a chi serve sta guerra? Come si è arrivati a giustificarla ancora una volta? Anch'io facevo le battaglie 40 anni fa, ero in manifestazione quando avevo 20 anni e dicevamo pace sì, guerra no. Forse ci siamo un po' seduti, non lo so, ci siamo illusi che si fosse intrapresa una strada dove la pace era una cosa consapevole. E invece probabilmente c'è qualcuno che ha usato questo periodo per preparare la cultura della guerra. E quindi, ma però non è solo la guerra con le armi. A me quel che veniva da pensare è il collegamento che c'è fra questo sistema finanziario che vuole salvarsi da una debacle, che non vuole mollare, e quindi crea le condizioni per distruggere e ricostruire. Il riarmo non è altro che produrre PIL per qualcuno sulla pelle degli altri. La guerra in questo caso serve a nascondere l'appropriazione, l'indebitamento degli stati che devono comprare le armi e le danno gratis, forse, ma non credo che sia così. Credo proprio invece che sia un sistema per indebitare gli stati e dopo imporre le politiche delle multinazionali che, tra l'altro, in Ucraina, come sappiamo, si stanno appropriando di tutte le terre agricole dell'Ucraina. Allora la domanda è ancora una volta: a chi serve la guerra? Io solo questo dico. Passo la parola a Jessica. Buonasera a tutte e tutti. Intanto grazie. Vorrei ricordare che oltre i 100 anni di Pasolini sono anche i 100 anni di Berlinguer. Io sono sarda, sassarese, per cui ci tengo particolarmente, oltre al fatto che c'è un bellissimo libro che raccoglie tutti gli scritti sui discorsi di Berlinguer sul disarmo e le armi. Mi riallaccio alle parole di Silvano, la necessità di un racconto differente, di una nuova narrazione. La necessità, innanzitutto, mi viene da dire, di disarmare le parole, perché è da tempo che noi assistiamo a un linguaggio sempre più militarizzato, che passa inevitabilmente da una contrapposizione amico-nemico, quindi questa dicotomia noi e loro. Quando tutto diventa bianco e nero, poi è più difficile entrare a fondo alle questioni, perché si rimane in superficie e ci si schiera, diventa appunto qualcosa che o noi buoni e loro cattivi,
noi amici, loro nemici, e quando i discorsi si semplificano troppo e quando si mira, ecco un altro verbo armato, quando si mira alla pancia, prima si diceva l'impegno di questo tempo, noi avevamo un candidato sindaco che si vanta di avere 8 pistole di cui una sul comodino. E quando si mira alla pancia si corre un grande rischio. Io, lo sapete, mi occupo di immigrazioni per nigrizia da diversi anni e lì c'è una guerra del linguaggio. Noi e loro con i migranti è una delle prime cose. È una guerra delle parole, ma anche una guerra delle leggi. Noi abbiamo da più di 30 anni delle leggi che sono contro l'immigrazione. Contro l'accoglienza, contro la cittadinanza, tutti temi che possono portare alla costruzione di una società diversa, una società aperta, coesa, una società pacifista, ma quando anche le leggi sono contro è difficile poi che le parole non lo siano. E quando si monta questa narrazione volutamente erronea, tossica, militarizzata, la costruzione di una società di pace è sempre più difficile. Eppure ritorno proprio alle migrazioni perché noi lo vediamo nel linguaggio, si parla di invasione anche quando l'invasione non c'è. Si vedono i lager, si vedono il contenimento delle persone, no? Il confinamento, permettetemi il termine, si paga per rafforzare le frontiere, lo fa l'Italia, lo fa l'Europa, si paga e si fanno dei corsi per far sì che la Guardia Costiera libica respinga, riporti indietro, e quindi non è solo un linguaggio, ritorniamo alle norme. Ed è difficile costruire una società di pace in questi contesti di parole, in questi contesti di leggi, perché le parole non sono neutre e noi lo dimentichiamo, le parole costruiscono contesti e ci fanno abitare dentro questi contesti, per cui dovremmo essere capaci, soprattutto noi che facciamo giornalismo, di avere questa consapevolezza. Non ci faremo mai operare da un chirurgo che non sa usare gli strumenti, non capisco perché facciamo scrivere persone che non sanno utilizzare le parole. E le parole l'abbiamo visto in politica, l'abbiamo visto nella stampa, istigano l'odio e hanno rafforzato anche la militarizzazione del linguaggio, l'abbiamo visto anche durante il tempo di pandemia. I medici erano eroi. Erano in trincea, noi avevamo il coprifuoco, avevamo i confini tra le regioni e le città, a coordinare il tutto c'era un generale, ogni sera avevamo i bollettini dei morti, gli infermieri erano in prima linea, la salvezza nostra era l'isolamento, bisognava combattere e resistere, i migranti erano gli untori. Migranti erano gli untori e per questo fino al mese scorso, badate, abbiamo avuto le navi quarantena dove i migranti che arrivavano dall'Africa, anche se avevano un tampone negativo, venivano confinati in queste navi e facevano una quarantena che non era richiesta a nessuno e nessuno di noi. Quindi non è solo il linguaggio, c'è anche una politica militarizzata. E questo nemico invisibile che è stato poi il Covid, così difficile da sconfiggere, ha fatto sì che questa militarizzazione del linguaggio avallasse una politica, no? Una politica delle restrizioni, perché c'era bisogno, perché quando c'è un nemico ci si fa fronte comune contro questo. E quando c'è una guerra bisogna fare fronte comune, perché la guerra bisogna vincerla, no? come si diceva, e quindi non si parla più di trattati, non si parla più di negoziati, c'è una guerra da vincere. E stamattina sentivo Zelensky che diceva il nostro popolo è diventato l'esercito. E quindi è questa la cosa, le parole che giustificano anche le spese militari, no? Di una guerra giusta da sostenere, di una guerra che si deve vincere, per cui bisogna aumentare le spese militari, come se fino adesso le spese militari fossero in decrescita. E la mitologia della guerra, si è detto prima, la propaganda, l'altro giorno a Verona c'era Giuliana Sgrena per un convegno della CGIL che si intitolava Parole di guerra e ci ha ricordato come i giornalisti spesso sono embedded,
cioè le sono incorporati all'esercito, partono accanto all'esercito, quindi raccontano già una guerra da un punto di vista, che è quello militare. Ti faccio vedere quello che tu devi raccontare. E quindi è sempre una visione parziale della guerra. Guardate, non inizia da oggi, già la guerra del Golfo nel 2003. E se andate a vedere la Federazione Nazionale della Stampa, l'Ordine dei Giornalisti, in questi giorni stanno organizzando con lo Stato Maggiore delle Forze Armate i corsi per i giornalisti, sotto questo punto di vista, gli aggregati all'esercito, per cui c'è un paradigma di un'informazione di guerra veicolata dai media e inevitabilmente distorta, che fa cassa di risonanza a questa guerra che bisogna vincere. C'è stata una raccolta di firme, 21 giornalisti hanno fatto un documento, vi invito ad andare a vederlo, dove denunciano l'approccio superficiale dei media italiani alla guerra, dove spesso ci troviamo davanti a notizie non verificate, dove ci sono posizioni acritiche, dove si dividono i buoni e i cattivi, non ci si sofferma, come ricordava Luca, sugli interessi. Che cosa c'è dietro la guerra? Chi arma chi e per quale motivazione? Che cosa muove e alimenta la guerra? Quali interessi inconfessabili ci sono dietro? E Giuliana Sgrena ricordava: la propaganda ha una vittima innanzitutto, prima è il giornalismo. Il fatto di non raccontare esattamente cosa succede e farlo sempre dalla parte di chi arma, che è sempre ovviamente una parte che noi non possiamo... ecco, io non sono una di quelle giornaliste che dice io sono pacifista, ma io sono pacifista, punto. E il fatto che ogni volta debba premettere che non sono putiniana, che c'è stata un'invasione e devo fare tutta una serie di premesse per giustificare una posizione, fa sì che si sottolinei semplicemente cosa? Che c'è una semplificazione nella narrazione, e quando la narrazione è semplificata è sempre a danno di qualcuno, della verità, in strada. Ho finito. Dobbiamo trovare alternative anche ai linguaggi. Le alternative hanno bisogno di tempo, sono più faticose, perché armare il linguaggio è sempre la cosa più facile. Abbiamo visto una direttiva europea che ha fatto sì che gli ucraini arrivassero e attraversassero i confini senza bisogno di fare quegli sbarramenti, ecco, avremmo bisogno anche di non avere sbarramenti sulla narrazione di questa guerra, per cui troviamo le parole per dire, per raccontare, perché le parole hanno un potere importante anche nella costruzione della pace. Fatto. Grazie Jessica Cugini per questa interessante riflessione su un cambiamento del linguaggio. Effettivamente è un fatto, penso, fondamentale. Bisogna proprio cambiare l'ordine delle parole. Poi noi viviamo anche in un'epoca in cui c'è questo grave problema dell'hate speech, linguaggio d'odio, che entra prepotentemente anche nelle scuole, nei media, nei social media, eccetera, che è un'altra componente, diciamo così, della cultura della violenza e della guerra. Io rimarrei ancora un po' su questo tema del linguaggio, perché mi pare ci sia Pier Jasmin anche che dovrebbe intervenire in questa prima parte, no? E chiederei anche a lui, c'è tutto il tema dell'arte, c'è una rivoluzione, diciamo, del linguaggio della violenza a partire dall'arte, no? Io chiederei a Pier Jasmin una riflessione su questo. Oui, bonjour. Très honoré de participer à cette rencontre internationale à Sedzano qui réunit tant de personnalités riches d'un vécu militant en faveur de la terre-mère. L'appel que nous voulons lancer en est imprégné, c'est pourquoi ça nous émeut tant. Je me présente, j'ai fait 6 ans de latin au collège, donc je comprends à peu près d'italien, mais très peu. Et je suis professeur retraité de l'Université du Québec à Montréal. C'est ma passion pour Beethoven qui a déclenché mon amour de la paix universelle, exploré dans des études en 6 pays comme London, Vienne, Los Angeles et Moscou, où j'avais mes leçons dans la datcha où Boris Pasternak a écrit « Le docteur Zhivago ».
Je remercie mon ami Ricardo et j'aimerais que notre appel contienne donc deux ajouts. Le second écologique avec le GIEC et le premier avec le traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui est redevable en partie à l'International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Ma présentation est en trois parties. D'abord, une vérité gênante, occultée par tous. Si le président de la Fédération de Russie a attaqué l'Ukraine, c'est que Poutine était coincé comme un rat. Or, on ne peut ni compter sur un dictateur orgueilleux pour revendiquer ce statut, ni sur ses adversaires qui font leur propagande sur l'Ukraine victime. Les Ukrainiens sont victimes, en particulier les 8 millions de réfugiés qui ont gonflé le nouveau nombre mondial établi à 100 millions par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. Mais pas leur gouvernement, influencé par la CIA et par des nazis et par les militaires occidentaux qui déversent leurs armes. J'écrivais déjà en août 2019 dans un ouvrage destiné aux étudiants en sciences politiques, « Enjeux et défis du développement international », qui a connu 4 rééditions en anglais et 3 en français. J'écrivais ceci, « L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, dont le mandat a été rendu caduc par la désintégration du pacte de Varsovie, a depuis la chute du mur de Berlin en 1989 avalé 14 pays qui appartenaient auparavant aux sphères d'influence soviétique ou yougoslave. L'OTAN a fait campagne avec le président Trump pour que ses pays membres consacrent jusqu'à 3% de leur produit intérieur brut aux dépenses militaires. Seul pays avec les États-Unis ayant obéi aux 3% dans le passé, la Grèce a été mise en faillite par les mêmes banques allemandes et françaises qui avaient financé ses acquisitions militaires. Fin de la citation. L'OTAN est au service du complexe militaro-industriel, médiatico-académique humanitaire, comme l'avait illustré en 1993 l'arrestation de son secrétaire général belge, M. Claes, qui, au lieu de se fier à des banques suisses ou abris fiscaux, avait partagé avec son parti socialiste un pot de vin de la compagnie Augusta, qui fabriquait les hélicoptères EH-101 que le Canada devait, selon l'OTAN, acheter à 7 milliards de dollars. Aux élections suivantes, le parti a été laminé. Les 30 ministres, il ne restait plus que 2 députés, dont un des candidats à la direction actuelle, Jean Charest. En 2019, j'écrivais, en exposant les augmentations des budgets militaires, exponentielles depuis, américains en 2019 à 716 milliards et chinois à 218 milliards, en hausse de 423% depuis l'an 2000, tandis que le budget russe a été réduit à une soixantaine de milliards, les statistiques du CIPRI minent la crédibilité de la propagande de l'OTAN reprise ad nauseam par la presse et la filmographie occidentale sur une menace extrême russe. J'écrivais aussi, cela ne fait pas de la Russie un pays rassurant, puisqu'avec les États-Unis, elle partage à parts égales environ 13 000 armes nucléaires ou 90 % de l'arsenal mondial aux innombrables risques, malfonctions électroniques, contre-dispositifs de lancement de missiles en état d'alerte maximale, missions suicidaires ou terroristes, ou réelles fausses alertes, bombes échappées en vol, vol d'uranium et pollution par les déchets nucléaires toxiques. Ayons tous une pensée particulière pour la Colombie où des élections se tiennent aujourd'hui opposant une opposition pro-paix à un candidat trumpiste voulant poursuivre la politique du gouvernement précédent pro-OTAN. Rappelons que les pays de l'OTAN cumulent des budgets militaires à 60% des budgets mondiaux, tandis que la Russie est à 3,4% environ selon le CIPRI. Qu'est-ce que le CIPRI? J'ai le privilège d'être porte-parole principale des artistes pour la paix depuis 1985. Buongiorno Pietro, collègue.
En 2009, la directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Nathalie Bondil, a organisé une exposition célébrant le 40e anniversaire du Bed-In à Montréal de John Lennon et Yoko Ono, à laquelle nous avons participé. Le regroupement pacifiste que je présidais prônait aussi la non-violence et le désarmement. Avec feu Yves Bélanger, directeur depuis 1985 du groupe Ressources sur l'industrie militaire et la sécurité, le GRIMS. J'ai partagé sa dernière conférence pendant la grève des professeurs de 2009, car le syndicat de l'UQAM organisait des conférences gratuites par ses professeurs. La même année paraissait chez Albin Michel « Capitalisme et pulsion de mort », coécrit par mon collègue économiste amoureux de Mozart, feu Gilles Dostaler, avec Bernard Maris, ce dernier assassiné dans les locaux de Charlie Hebdo, friand de vérités gênantes comme Le Monde diplomatique et Presenza. Déjà gravement malade, Yves avait délégué son élève, Aude-Emmanuelle Fleurant, à la conférence débat sur les guerres et écocides organisée par Louise Van Black et Pugwash Canada, à l'exécutif duquel je siégeais depuis mon récital à son 50e anniversaire. Aujourd'hui, une des directrices du CIPRI, Mme Fleurant, mentionne pour la première fois en 35 ans une augmentation en 2021 des armes nucléaires et de leur financement à de 9 %, c'est-à-dire de 6,5 milliards de dollars qui contribuent à l'insécurité mondiale et à l'inflation comme les augmentations des budgets militaires. Cela, en dépit de l'appel lancé il y a 6 mois par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que chaque pays coupe ses budgets militaires de 10 % pour faire face à la crise climatique. Francia, Canada, Annibale, contro la guerra, no? E Carmelo ha fatto un bel video. Vuol dire quando i dosi... Perché non le salva queste cose, quando vendiamo una cosa? Perché, per esempio, queste cose perché non vanno nel nostro sito? Questi video che facciamo, che due iozia, che due... Le carica, lo siete nudo. Je ne comprends pas, Riccardo, qu'est-ce qui se passe? La chat ci serve in dirlo. Ma chat. Ma non fare chat. Est-ce que je peux continuer? Potete continuare tranquillamente. Per favore, chi non parla spenga il microfono. O qualcuno intervenga direttamente per spegnerlo. Ed è possibile la traduzione cliccando l'iconcina del mappamondo in fondo, in basso. È possibile sentire la traduzione simultanea. D'accord. Merci d'ajouter à notre appel le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, salué par la haute représentante de l'ONU pour le désarmement, Itsumi Nakamitsu, comme un espoir pour tous ceux et celles qui ont dédié leur vie à la poursuite d'un monde libre d'armes nucléaires. Le traité interdirait sans condition l'usage, la menace d'utilisation, le développement, les tests, la production, la vente et la possession d'armes nucléaires stigmatisées comme hors la loi humanitaire internationale, puisque des gouvernements, la Croix-Rouge et la société civile ont ensemble reconnu les conséquences humanitaires catastrophiques et l'impact environnemental majeur qu'entraînerait l'utilisation même d'une ou deux bombes nucléaires. Par exemple, dans la guerre en Ukraine, mais aussi dans les tensions indo-pakistanaises ou celles entre l'Iran et Israël. Le troisième point que j'apporte finalement, ce sont les engagements écologiques. Rapidement, hein? Oui, alors je tiens à associer les appels dramatiques du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ces avertissements depuis COP21 se dramatisent par l'augmentation à chaque saison des ouragans, feux de forêt, inondations, dégel du pergélisol émetteur de méthane, un puissant gaz à effet de serre, et autres événements extrêmes comme ces épisodes de canicule que je crois que vous vivez en ce moment en Europe, et témoins du réchauffement climatique extrême
causée en grande partie par la rapacité des pétrolières et usines d'armement. Nous, à Montréal, on avait reçu Greta Thunberg, qui se réfère toujours au GIEC, avec 500 000 de manifestants en septembre 2019. Je termine peut-être avec ce slogan personnel. Oui à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Oui à la Crimée russe. Démantèlement de l'OTAN militariste. Envoi de casque bleu pour protéger un nouvel accord. Bene, mi pare che fosse alla fine, tra l'altro, no, dell'intervento. No? Possiamo procedere? Possiamo procedere, che dite? Sì, casomai l'intervento, il comunicato lo recuperiamo. Anche perché in modo lo distribuiremo. Mi pare fosse la fine. Comunque, Pierce Smith ci ha già un po' introdotto anche nel tema delle armi, no? Che è il tema che adesso affronteremo con Giorgio Beretta. Giorgio Beretta fa parte dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere, le Politiche di Sicurezza e Difesa, OPAL, e anche fa parte della Rete Italiana Pace e Disarmo. E spesso è intervenuto anche in questi ultimi tempi appunto sulla questione dell'export delle armi e di tutto quello che ci sta attorno. Vorremmo chiedere un po' anche a lui una considerazione rispetto a questo grande e variegato tema. Appunto, Don Renato Sacco ci ha ricordato di questo avvenimento del primo F-35 in Italia, però mi pare che le spese militari stiano aumentando un po' in tutta Europa, in tutto il mondo, e con questa idea, con questa logica più volte affermata per cui più ci armeremo e più saremo in pace e più ci sarà sicurezza. Questa è la grande ideologia che sta penetrando un po' a vari livelli. Ecco, Giorgio, ci potresti un po' relazionare un attimo su cosa sta succedendo rispetto a questo tema? Grazie per l'invito, grazie per gli interventi che mi hanno preceduto. E vorrei però, parlandoci tra amici proprio, non nasconderci dei punti che sono secondo me nodali e che non dobbiamo fingere di non conoscere e che magari conosciamo, ma che dobbiamo invece appunto affrontare. Perché uno di questi è la questione centrale sostanzialmente. E cioè quanto anche dice la Carta delle Nazioni Unite, che ribadisce che nessuna disposizione del presente statuto, quindi della Carta delle Nazioni Unite, pregiudica il diritto naturale e di autotutela individuale e collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite. Cosa significa tutto questo applicato alla questione ucraina? Innanzitutto la Carta riconosce un diritto naturale, quindi che viene prima del diritto positivo, di autotutela, ovvero di legittima difesa. E quindi, e qui è l'interpretazione, qui è il nodo centrale della questione che secondo me viene troppo spesso scavalcato, e quindi permette ovviamente l'invio di armamenti a paesi che sono diciamo sotto attacco, appunto, il cui territorio venga invaso, ma ovviamente non afferma la Carta delle Nazioni Unite che sia questo un meccanismo appunto automatico, cioè non c'è nessun automatismo tra il fatto che esista un attacco ad un paese e il fatto che vengano inviate armi per la tutela di quel paese. Ed è qui il punto centrale della questione, perché se noi la guardiamo da questo punto di vista, noi ci accorgiamo che l'invio di armi all'Ucraina non risponde assolutamente a criteri di sostegno al
diritto del popolo ucraino alla propria autodeterminazione e alla propria autodifesa, ma risponde ad altri criteri di tipo geopolitico e geostrategico. E mi spiego. La prova del 9 di questo fatto è evidentissima. I paesi europei, gli Stati Uniti, il Regno Unito non inviano automaticamente e sempre armamenti a paesi o a popoli che sono invasi o la cui incolumità fisica è in pericolo o la cui appunto autodeterminazione è a rischio. Faccio degli esempi molto concreti. I paesi europei, gli Stati Uniti, il Regno Unito non inviano armi ai palestinesi per sostenere la giusta e legittima causa del popolo palestinese ad avere un proprio territorio. Gli Stati Uniti, il Regno Unito, i paesi europei non inviano armamenti ai popolo sahrawi per difendere la loro autodeterminazione. Non inviano armamenti al popolo curdo. Non inviano armamenti al popolo yemenita, ma anzi, ed è qui il punto centrale della questione, inviano armamenti agli israeliani che bombardano i palestinesi, inviano armamenti al Marocco che tiene nell'enclave i Sahrawi, inviano armamenti alla Turchia che bombarda i curdi, inviano armamenti all'Arabia Saudita che appunto bombarda gli yemeniti. E quindi usciamo per favore dalla retorica che stiamo mandando armi per difendere la democrazia e l'autodeterminazione di un popolo. Questa è una retorica che non risponde a nessun criterio. I fatti lo dicono chiaro. Stiamo mandando armamenti per difendere altri interessi, non per difendere la democrazia e assolutamente non per difendere il diritto di autodeterminazione. Diritto di autodeterminazione che si potrebbe benissimo difendere in tantissimi altri modi, che se fossero stati messi in atto, attenzione, a partire dagli accordi di Minsk in poi, non ci troveremmo in questo conflitto. E su questo davvero va richiamata la voce del Papa, che ha fatto chiaramente capire come l'abbaiare e il mostrare i denti della NATO non sia servito a nulla in questo conflitto e anzi abbia ingigantito il problema appunto della Russia. Detto questo, e arrivo alla parte diciamo più costruttiva, io credo due o tre cose che sono fondamentali e arrivo anche agli armamenti. E cioè credo innanzitutto che oggi, come oggi, l'alleanza della NATO vada sciolta. Oggi la NATO non rappresenta una alleanza difensiva, rappresenta di fatto una alleanza offensiva, e lo è il fatto che alcuni suoi paesi, ancora Stati Uniti e Regno Unito, hanno invaso nel 2003 l'Iraq senza alcun mandato internazionale, scatenando quello che poi è diventato il terrorismo internazionale. Quindi la NATO non risponde a interessi di sicurezza e di difesa, risponde ad altri interessi. Bene, se i paesi europei vogliono avere una sicurezza che permetta anche avere degli armamenti qui convenzionali, e qui entro un po' in contrasto magari con qualche intervento che è stato fatto, ma credo che gli armamenti convenzionali sono riconosciuti da tutte le carte appunto internazionali. La carta dell'ONU dice col minimo dispendio di risorse umane ed economiche, ma riconosce appunto la possibilità agli stati di avere degli armamenti convenzionali. Bene, se l'Unione Europea vuole davvero avere una forza di sicurezza e di difesa, deve totalmente ripensare al proprio modello di difesa e sicurezza, che non può essere come quello attuale, in cui ogni Stato spende per la propria sicurezza e difesa. A questo si aggiungono le spese della NATO, a questi si aggiungono le spese del Fondo Europeo della Difesa, che in gran parte serve a blindare i confini dell'Europa, e a questo adesso ci aggiungiamo anche il Fondo per l'Esercito Europeo. Sono quattro spese inutili,
è il modello di difesa, non è solo la razionalizzazione delle spese, è il modello di difesa che va rivisto. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo passare da un modello di tipo aggressivo e proiettivo ad un modello estremamente e soltanto difensivo e di sicurezza interna. Un modello che appunto razionalizzi la spesa militare, le renda compatibili con altre spese, faccia in modo che questa spesa militare non sia volta alla produzione e alle esportazioni di armamenti di tipo appunto aggressivo. Tanto per capirci, in Italia non abbiamo soltanto gli Eurofighter che sono un caccia multiruolo, non abbiamo adesso anche soltanto gli F-35 che acquistiamo dagli Stati Uniti, ma stiamo già sviluppando, l'Italia insieme con il Regno Unito e con la Spagna sta già sviluppando il caccia bombardiere di sesta generazione, il Tempest. In contrasto col cacciabombardiere che stanno sviluppando la Francia, la Germania e la Spagna, quello dell'Italia, Regno Unito e Svezia, bene, ma cosa ce ne facciamo di due progetti di cacciabombardieri? Cioè, detto in altre parole, chi è che dobbiamo cacciabombardare? E con bombe nucleari? Ecco cosa vuol dire modello di difesa radicalmente diverso. E questo porta inevitabilmente, e qui finisco, alla questione dell'industria degli armamenti, perché oggi, anzi ormai dagli anni 2000, l'industria degli armamenti italiana ed europea non risponde più alle esigenze di sicurezza dei paesi dell'Unione Europea, ma risponde alle esigenze di mercato che si autocrea. Che cosa vuol dire? Lo dicono chiaramente i dati. Oggi più del 50% delle esportazioni dei paesi dell'Unione Europea, compresi quelli dell'Italia, non va a finire ai paesi alleati della NATO o dell'Unione Europea, ma va a finire nella zona di quello che la nostra marina militare chiama il Mediterraneo allargato. Che cos'è il Mediterraneo allargato? È tutta l'area del Nord Africa, tutti i paesi del Medio Oriente, Israele e monarchie assolute arabe comprese, su fino al Mar Caspio e al Mar Nero, fino a includere Turkmenistan e Kazakistan e anche la Russia. Tanto è vero che l'Italia e altri paesi europei, a partire dagli anni 2010, avevano cominciato ad esportare armamenti alla Russia, cosa che è stata bloccata nel 2014 dopo appunto l'invasione della Crimea. Ma di fatto, esattamente, i Lince, ma c'è il progetto anche di inviargli appunto i Centauro, proprio per incrementare le esportazioni di armamenti italiani. Oggi l'esportazione di armamenti italiani risponde non a criteri di sicurezza e di difesa, ma risponde a criteri di mercato. Quindi ripensare il modello di difesa europeo, anche militare, ripensare il modello dell'industria europea della difesa. Secondo me questi sono i due grandi compiti che oggi ci spettano. Questo non vuol dire mettere al bando subito domani mattina gli armamenti, vuol dire invece affrontare seriamente il tema degli armamenti, proprio perché oggi sia la spesa militare, sia il modello di difesa, sia l'esportazione di armamenti non rispondono a criteri di sicurezza e di difesa, ma a criteri di geopolitica, di dominio e criteri di mercato che niente hanno a che fare con la sicurezza e la difesa. Grazie. Bene, grazie anche a Giorgio Beretta per la profondità e anche la passione con cui porta avanti questi temi, ed è una sentinella per noi e per tutti, insomma, su questo tema del mercato delle armi, della vendita delle armi. Appunto, anche la Germania ha fatto notevoli investimenti e sta trascinando fortemente l'intera Europa su questo versante del modello di difesa sofisticato europeo. Noi adesso dovremmo avere anche in collegamento Lisa Clark da Vienna, che è importante anche la sua voce perché si trova proprio a Vienna. Lisa Clark, dei Beati Costruttori Pace, referente per il disarmo nucleare della Rete Italiana per il Disarmo. Allora, Lisa, tu ti trovi appunto a Vienna, dove c'è la conferenza degli stati, parte del trattato per la proibizione delle armi nucleari. Non c'è la partecipazione dell'Italia, nemmeno come osservatore, che avrebbe potuto esserci,
Però mi pare ci siano addirittura un centinaio di referenti di vari governi a livello internazionale. L'Italia non c'è. Che cosa sta succedendo lì a Vienna? Ah beh, buongiorno a tutti, buona domenica a tutti. Sono a Vienna, ma la conferenza degli stati parti del trattato di proibizione delle armi nucleari non è iniziata ancora, inizia martedì mattina. Noi in questo fine settimana abbiamo fatto un bellissimo forum della società civile a cui sono venuti anche alcuni rappresentanti di stati per celebrare in un certo senso tutto il lavoro fatto in questi ultimi anni che hanno portato alla scrittura e all'approvazione e all'entrata in vigore del trattato. Dici bene che l'Italia non c'è. L'Italia per adesso dice che non ci sarà. La cosa che fa più arrabbiare è che tutti gli altri paesi che come l'Italia sono membri della NATO e ospitano armi nucleari statunitensi, fino all'ultimo dicevano esattamente come l'Italia, noi non ci andiamo, ma invece adesso hanno annunciato che ci saranno. Quindi ci saranno il Belgio, i Paesi Bassi, la Germania, in più ci sarà anche la Norvegia, che non ospita armi nucleari ma è membro della NATO, poi ci saranno altri stati europei, sono tutti stati che non hanno ratificato il trattato, vengono come osservatori per iniziare a farne parte. E noi questo abbiamo chiesto al governo italiano. Per adesso ci ha detto che non viene. Certo che non ha bisogno di compilare moduli di registrazione, questo lo diremo all'ambasciatore italiano che invece domani ci sarà, domani c'è una conferenza organizzata dal governo austriaco sulle conseguenze umanitarie e catastrofiche delle armi nucleari, perché c'è ancora bisogno di sottolineare tutta questa faccenda. Stiamo attraversando un momento veramente di enormi tensioni. Il SIPRI, l'Istituto di Stoccolma di ricerca sulla pace, ci dice che un momento di così grave tensione con le armi nucleari a livello internazionale non si verificava dai primi anni della Guerra Fredda. Quindi sono momenti molto gravi. Poi, devo dire la verità, qui in Austria si sente ancora un po' di più, siamo ancora un po' più vicini. Ecco, quindi c'è questa tensione. La notizia positiva è appunto la luce che invece vediamo con tutta l'energia e la forza di persone che vengono da tutte le parti del mondo e che ci danno manforte con questo trattato. Ieri il nostro forum della società civile è stato inaugurato da una Kazaka. Il Kazakistan era la repubblica sovietica che ha ospitato il maggior numero di sperimentazioni nucleari, dove la popolazione ha già tre generazioni di persone con il DNA modificato a causa della radioattività, come naturalmente tutti sappiamo è successo anche a Hiroshima e a Nagasaki, ma questi kazaki ci implorano, e nella prima conferenza di sabato mattina la relatrice ci ha detto: ricordiamoci, non dobbiamo cadere nella trappola delle analisi geopolitiche in prima posizione, la priorità è solo la conseguenza sugli esseri umani. Ecco perché noi questo percorso ormai lo chiamiamo il disarmo umanitario. Io vorrei aggiungere una cosa a Giorgio, io non sono certo, a Giorgio Beretta, riguardo a quello che ha detto prima. Io non sono certo a favore dell'invio delle armi in Ucraina, però credo che usare la carta costitutiva dell'ONU come ha fatto sia proprio un errore fattuale, quindi gli chiedo di rivedere la sua posizione, perché la questione della difesa collettiva, cioè dell'ognuno che aveva la difesa collettiva finché non interveniva il segretario generale dell'ONU, questo è scritto nella carta costitutiva dell'ONU, si riferiva agli stati,
sono gli stati membri dell'ONU, non purtroppo ai popoli senza Stato. E lui ha fatto solo esempi di popoli senza Stato. Quindi non so fino a che punto sia giustificabile dal punto di vista del diritto internazionale la posizione che Giorgio ha presentato. E invece vorrei dire un'altra cosa sull'Ucraina, perché sto lavorando moltissimo in queste settimane per contattare la resistenza civile disarmata dell'Ucraina stessa, e sono le donne principalmente, ma ci sono tanti altri. Sono storie straordinarie che avremmo il dovere di tenere davanti agli occhi in continuazione ogni volta che pensiamo a che cosa fare in Ucraina. E anche le donne russe che scendono in piazza anche se sono minacciate di 15 anni di galera solo perché pronunciano la parola guerra. Ecco, qui c'è tutto la ricchezza della determinazione non violenta a resistere contro la guerra. E io credo che dovremmo piuttosto lavorare per sostenere queste figure, questi movimenti, piuttosto che discutere di armi sì, armi no. Armi no per me, però anche se sono armi sì per altri, non dobbiamo fermarci e smettere di sostenere le persone che, come le donne, per esempio, a Mariupol, che erano scese in strada contro i carri armati e avevano, io ho delle foto di carri armati che si fermano con giovani soldatini russi, uno in particolare, che dove una donna scesa da un palazzo gli aveva offerto un caffè, un tè, non so, si vede una tazza, e poi gli aveva detto: quanto tempo è che non senti la mamma? E gli aveva offerto il telefonino per telefonare alla mamma. Ecco, queste sono azioni di resistenza che valgono tantissimo. La coscienza di quel giovane russo credo che non ne esca indenne, e sono tantissimi quelli che hanno disertato, sono tantissimi i giovani russi che hanno lasciato la Russia. Noi sappiamo da vari giornalisti internazionali che a Tbilisi, in Georgia, dove non serve un visto per entrare per i russi, sono centinaia di migliaia i giovani russi che sono andati a stare lì e che si sono portati dietro il lavoro, sono informatici che lavoravano comunque sul computer, sono lì. E uno dei lavori che si sono creati da Tbilisi è quello di entrare in contatto con i movimenti di resistenza civile ucraina ed aiutarli a creare rete su chi ha un mezzo di trasporto, chi ha bisogno di essere trasportato. Questo viene fatto da giovani russi che non ci vogliono stare con questa guerra. Ecco, mi dispiace non entrare tanto nella politica, ma secondo me questa è la politica che mi piace, e vorrei, come dire, sollecitare tutti voi anche a imparare di più come sostenere in maniera solidale ed umana queste esperienze di resistenza civile non armata. Senti, Lisa, nel 2017 c'è stato appunto il premio Nobel, no? Per la campagna per la messa al bando delle armi nucleari. Ecco, cosa ha cambiato questa guerra rispetto anche a questo grande lavoro che è stato fatto negli ultimi anni? Beh, la guerra in un certo senso ci ha riportato indietro, ci ha fatto fare dei passi indietro. In primo luogo le minacce di Putin, che erano minacce, come dire, esplicite di ricorrere alle armi nucleari. Questo non vuol dire che chi già aveva la dottrina di deterrenza nella propria strategia militare non stesse comunque facendo una minaccia velata di uso delle armi nucleari, e quindi ci hanno semplicemente rafforzato nell'idea che è sempre più urgente, sempre più veloce riuscire ad arrivare all'universalizzazione di quello che chiamiamo ormai il nostro trattato, e quindi allargare sempre più il novero degli stati che aderiscono.
però ha significato anche per noi una cosa positiva, purtroppo spesso c'è la buona notizia anche dietro il cielo nero, la nuvola d'argento si dice in inglese, ecco, perché ha riportato in primo piano la discussione, il pericolo dell'uso delle armi nucleari. Quindi siamo in prima pagina spesso, mentre invece fino a qualche anno fa pensavano che fossimo tutti matti noi che ci occupiamo del disarmo nucleare perché sembrava una cosa remota. Adesso non è più remota. Adesso tutti capiscono perché ci abbiamo messo così tanta energia nell'arrivare a questo trattato. Dispiace tantissimo della reazione dell'Italia. Mi vergogno un po', devo dire, di questa Italia. C'è ancora tempo perché non ha bisogno, come dicevo prima, di registrarsi per la conferenza che inizia martedì mattina. Tutti gli stati membri dell'ONU sono invitati di diritto, quindi se qualcuno mi sente possono arrivare martedì mattina anche senza annunciarsi. Ed è gratis. Ah no, non sarà gratis per loro, se partecipano dovranno contribuire. Bene, grazie Lisa anche per questa tua testimonianza, poi seguiremo insomma anche l'andamento della conferenza. Noi stiamo andando verso la chiusura, diciamo, di questo primo spazio. Vorrei solamente fare un'ultimissima domanda rapida a Don Renato Sacco, perché anche lui si è occupato molto di armi, di armamenti, ha fatto anche i presidi nelle zone appunto dove ci sono le basi militari. E sì, vorrei tornare un attimo su questa grande ipocrisia di cui parla appunto anche Papa Francesco, no? Da una parte c'è questo investimento dei governi in armi e dall'altra appunto poi si fanno le guerre. Una veloce e rapida considerazione su questo, Don Renato. Sì, sì, grazie, ma credo che un po' sia già stato detto. Se vogliamo ce l'ha confermato Lisa, cioè parliamo di pace, abbiamo interloquito. Lì io sono contento che Lisa sia una donna piena di speranza, c'è ancora qualche ora davanti per vedere che si possa cantare è arrivato l'ambasciatore, chi lo sa, magari all'ultimo momento ci ripensa. Però davvero ci sono, lo diceva prima anche Giorgio, grandi interessi, l'abbiamo visto quando andavamo davanti con i Beati Costruttori di Pace, con altri, con Don Pierluigi, davanti alla base di Aviano, l'abbiamo visto a Ghedi, l'abbiamo visto a Cameri, qui vicino dove sono gli F-35. Ci sono delle cose che sono tabù. Quando ero piccolino io, poi ero anche in seminario, il sesso era tabù, non si poteva parlare, era un discorso. Oggi parlare di armi, di interessi, io una volta sono riuscito a dire una parolaccia in televisione e ho detto Leonardo. Sono riuscito a pronunciare la parola Leonardo o Lockheed Martin, perché sono dei tabù che non si possono dire. E allora il rendersi conto che qualcuno dice, beh, ma il fascismo si è seduto, è morto, non ci sono più le grandi masse. Non sono un analista, non è forse questo. C'è però un lavoro concreto di impegno sull'informazione. Ci diceva prima l'amica, ricordando il linguaggio, l'informazione, eccetera, eccetera, e che oggi può giocare un ruolo importante. C'è un ruolo importante nel linguaggio, l'avevamo denunciato come Pascristi durante il Covid. Siamo in guerra, ma no, non siamo in guerra, siamo in cura. Adesso che davvero siamo in guerra, si dice, ma ci sono delle operazioni, ci sono i nostri interessi, cioè no. In totale gli interessi che ci sono in ballo rischiano di non uscire. E io dico solo qui a Cameri, c'è un tabù, ma io lo rispetto, non voglio puntare il dito. I sindacati dicono, però sai, lì la gente lavora, i politici dicono, ma non puoi mica andare contro. E quindi, con dati falsi, perché non è vero che l'impegno nel settore delle armi
è così fondamentale, però è tabù perché nasconde grandi interessi. Una volta ho osato dire, non lo dico qui perché è registrato, può essere usato, ma lo dico con un punto di domanda serio. Padre Zanottelli, quando dirigeva la rivista Nigrizia, ha avuto dei grossi problemi perché ha fatto un editoriale con scritto Spadolini, piazzista d'armi. È stato mandato via da Nigrizia. Spadolini ha voluto incontrare il Papa, eccetera. Io mi chiedo, forse su Mosaico di Pace, che è la rivista di Pascristi, o su Nigrizia, o su altri, potremmo scrivere lo stesso editoriale cambiando i nomi? Io credo di sì, perché c'è una riverenza nei confronti delle lobby delle armi, per cui quando c'era il Covid tutti fermi, nessuno poteva andare a lavorare, parlo per l'Italia, solo le produzioni vitali, ma gli F-35 funzionavano. Vuol dire che c'è un grosso interesse e non vorrei, lo dico come battuta, chiaro, che qualcuno fosse sul libro paga di qualche cosa. Non dimentichiamo la vicenda Minniti e Papa Francesco a Firenze, che almeno gli italiani hanno conosciuto. Il convegno promosso dal sindaco di Firenze, Minniti, grande responsabile di Leonardo e dei lager in Libia, Papa Francesco non si presenta, non manda l'omelia, non manda neanche il segretario di Stato, non accenna neanche un saluto all'Angelus. Una scelta durissima, però che ha ribadito anche in un'intervista. Dice, ma no, io li conosco, qui ci sono dei grossi interessi, ha usato anche parole forti. Io credo che oggi dovremmo ritornare a denunciare i grossi interessi. E un modo, ma finisco, lascio andare avanti la discussione, è anche dire, visto che io ho i soldi in banca e molti di noi hanno un conto in banca, quegli interessi poi dopo sono coinvolgono i miei pochi o tanti euro che ho in banca. Allora c'è questa campagna che dà gambe a questa indignazione che si chiama banchearmate.org, dove si può dire, beh, io posso esprimere la mia indignazione e posso fare pressione perché la lobby delle armi non tocchi anche il mio portafoglio. Giorgio Beretta mi chiede la parola per un minuto per rispondere a Lisa Clark su quanto gli ha detto Lisa. Gli lasciamo un minuto a rispondere? Sì, un minuto velocissimo, per dire che ovviamente, come abbiamo detto Lisa, la Carta delle Nazioni Unite riconosce, come dicevo, il diritto di autotutela individuale o collettiva di un popolo, non però prevede nessun meccanismo né automatico di invio di armi a quel popolo. E quello, dicevo, è una decisione politica. E le decisioni politiche, qui il punto, non le sto mettendo sullo stesso piano, le decisioni politiche dei nostri governi europei oggi non sono quelle di inviare armi a popoli indifesi o oppressi, ma sono decisioni di inviarli agli oppressori. Questa è la decisione politica, questo che vorrei chiarire. Quindi non sto dicendo che la Carta delle Nazioni Unite richiede né un invio di armi, è una decisione politica che risponde ad interessi politici e queste cose devono essere valutate politicamente. Questo sto dicendo. Grazie. Bene, io credo che possiamo un po' chiudere questa prima parte. Mi pare che abbiamo raccolto tutte le testimonianze che avevamo. Ringraziamo tutti davvero per anche la qualità e la profondità degli interventi. Scusa, Francesco, scusa. Sì. Sono Carmelo Corso di un'altra storia, Sicilia. Sì. Sì. Io non ho idea di come sia la scaletta. Ho visto che tu chiaramente probabilmente avevi già pronto una scaletta, infatti sì. Hai chiamato di volta in volta a intervenire. Siccome noi abbiamo comunque contribuito con un video che io ho già inviato, non ho idea se questo video sia a vostra disposizione per poterlo condividere, in cui c'è anche un nostro piccolo contributo con un saluto di Emanuele Villa, il nostro presidente, e qualche intervista che abbiamo fatto durante la Gora degli abitanti del Mediterraneo. Quindi volevo capire... domandare a Paola che reagisca, sono Riccardo. Paola, Riccardo. Vedere se l'hanno già scaricato o no, se è stato difficile, questo è il problema. Ad ogni modo, nella scaletta prevista, il gruppo siciliano interverrà verso le ore 7. Le ore 7. No, alle 19, ho capito.
Va bene. Okay. Grazie Carmelo. Ecco, allora Riccardo, mi pare che si può passare alla seconda fase, a meno che non ci sia un intermezzo musicale o si passa direttamente. Chiedo anche a te perché non so... No, ora l'intervento musicale c'è e terminiamo così questa prima sessione e poi continuiamo con la seconda. Quindi io domanderei alla regia ora di aiutarci di mettere in diffusione la canzone che è stata redatta in questi ultimi due mesi da Maria Palatin, che è membro degli artisti, del collettivo degli artisti dell'Agora, degli abitanti della Terra, e che ci riporta anche con la sua canzone un po' trapassaggio fra l'indignazione e la speranza e la costruzione. Vorrei approfittare anche per ringraziarti per questa prima sessione e tutti quelli che sono intervenuti. Credo che ci troviamo di fronte a una situazione particolarmente, non drammatica, ma particolarmente trasformatrice, per il quale dobbiamo rivoltarci. E allora, dopo aver sentito Maria, continuiamo con le testimonianze. Grazie ancora a voi tutti per questa prima fase, che è stata estremamente ricca. E risaluto i vecchi e i nuovi amici, in particolare Lisa, che mi fa piacere di ritrovare dopo tanto tempo. Allora, se la regia può mettere in musica la canzone, e ancora una volta grazie, Francesco. In attesa, quindi approfitto per una comunicazione di servizio. Paola, Josef, mi collego con voi così vi do una mano. Non capisco cosa succede, ma ad ogni modo in attesa che la regia ci metta la canzone di Maria Palatin, inizio già un pochino le scalette. Cominceremo con i bambini e l'educazione, quindi Coaiche, Fabrice Delvaux, e poi domanderei effettivamente a Patrizia Sentinelli se già poi introdurre tutte le esperienze e testimonianze a partire della scuola dell'educazione, e poi passeremo alle testimonianze di attori. Ecco, saranno Pietro Pizzuti e Bernard Cursiot in quarta e quinta posizione. Che succede con la canzone? Si può fare, non si può fare? Credo la regia che ci dica qualcosa. Prego la regia che ci dica qualcosa. Bene, allora se anche la regia non ci dice nulla, vi propongo di continuare e quando la canzone viene facciamo l'intermezzo con la canzone. La seconda sessione quindi è strettamente legata alle testimonianze. Oltre alle testimonianze di analisi politica, di analisi filosofica, etica, eccetera, credo che è importante avere altre forme di testimonianze. Eccoci. Love, 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 love
Bene, questa canzone con il suo tono, la sua musica, è in fondo un tentativo di farci capire attraverso il suono la realtà forte della situazione delle persone oggi in Ucraina. Vorrei ringraziare Maria Palatina per questa sua opera. E Maria Palatina fa parte dell'Agora, anzi coordinatrice principale degli artisti, del collettivo di artisti dell'Agora, è di origine tedesca ed è artista. Mi permetto però ora di cambiare, perché molti degli interventi prossimi sono piuttosto in lingua francese, di, se gli interpreti me lo consentono, di switchare un po' verso il francese. En essai, je vous disais que il est important de maintenant faire entendre la voix ou les expériences concrètes qui portent surtout sur le côté politico-social quotidien de la vie dans la guerre globale actuelle qui est en train d'être jouée en Ukraine. La position de l'Agora depuis le début de l'invasion russe en Ukraine est de dire que c'est une guerre entre les puissances, en particulier entre les États-Unis, l'OTAN, l'UE, l'Union européenne d'un côté et la Russie de l'autre côté. Et que les frais plus immédiats et plus directs de cette guerre globale est payé pour l'instant par les Ukrainiens, dont certaines parties du peuple aussi est participante à cette logique de guerre et à cette logique de poursuite de la victoire de la guerre. Et que donc ça nous ramène à nous poser la question, comme il a été déjà dit tout à l'heure par certains des intervenants, que cette guerre en Ukraine soulève pas seulement le problème de la paix, de la guerre, du bon, du mauvais, mais révèle que finalement c'est une guerre des puissants. C'est une guerre toujours pour la puissance politique, la puissance économique, la puissance langagière, la puissance culturelle. Parce que les puissants et les dominants ne veulent pas céder leur domination. Et aujourd'hui, c'est de nouveau une lutte, une phase entre la domination d'une puissance affaiblie, surtout depuis l'écroulement de l'Union soviétique, je parle de la Russie, et une puissance énorme, incroyable, qui apparemment est devenue de plus en plus puissante ces dernières années, mais qui en réalité est de plus en plus faible, parce que cette puissance qui depuis presque 70 ans envenime la vie, la paix dans le monde, sur la terre, qui est en guerre en permanence depuis 70 ans, avec plus de 800 bases militaires en dehors de leur territoire, qui dépensent maintenant plus de 800 milliards de dollars sur 2 milliards et 100 millions totalement de dépenses militaires. Cette puissance qui est maintenant, on l'a vu avec Trump, ne veut pas céder, ne veut pas permettre d'un centimètre que sa puissance domination agressive, coloniale, puisse être mise en doute. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est une guerre globale, parce que déjà commencé la phase de la lutte, de la guerre contre la Chine.
les États-Unis et l'Union européenne ne font qu'essayer de dire que la Chine est l'ennemi systémique de l'Europe, l'ennemi systémique des États-Unis. Et nous trouvons donc en face de une guerre dans la nature pure de la guerre, c'est-à-dire la domination volontaire et inévitable de la puissance. Et c'est une puissance pas seulement militaire, nous le savons très bien, c'est une puissance économique, financière, comme l'a rappelé Lucas tout à l'heure. C'est une guerre globale de destruction de la planète. C'est pour cela que les testimonials de maintenant vont essayer d'exprimer les sentiments émotionnels, peut-être, face à cette situation. Au fond, nous devons tous non seulement rejeter la guerre, nous devons rejeter les dominants mondiaux à l'heure actuelle. Et pour l'Agora, la face actuelle, c'est une histoire de face, de lutte de libération de l'humanité contre la domination des dominants occidentaux et ailleurs. C'est ainsi qu'on avait commencé avec les enfants. Luis Infante de la Mora, qui est l'animateur de l'Agora au Chili et qui est évêque de la diocèse, du diocèse haïtienne dans la Patagonie septentrionale du Chili, nous avait préparé un exercice fait avec des enfants à l'école de Coahuique. Malheureusement, pour des questions techniques de leur côté, nous n'avons pas pu recevoir les documents. Et maintenant, Luis Infante a été en voyage de la Patagonie septentrionale, qui est le sud du Chili, et a été en voyage au extrême nord du Chili, c'est-à-dire presque à 3000 km et demi de où il est. Et nous n'avons pas réussi à rester en contact. Mais Luis Infante nous enverra par email après les résultats du travail fait avec les écoles en Patagonie septentrionale. L'idée qu'ils ont développée est de faire un arbre nu et de pendre sur cet arbre nu, sans feuilles, les principes que les enfants ont à examiner et adopter. C'est donner de la vie à cet arbre nu par un principe. Malheureusement, nous ne l'avons pas, mais je vous promets que nous vous l'enverrons dans les jours qui viennent. En revanche, si on peut toujours partir des enfants, maintenant projeter les très brèves vidéos que nous avons reçues de Fabrice Delvaux ici à Molenbeek, à Bruxelles, et qui a fait travailler une quarantaine d'enfants entre 7 et 10 ans sur le concept de paix. Fabrice. Le son.
Ebbia. Eh bien, si on peut. Merci, je ne sais pas si le point de vue technique a été si bien, mais ce qui compte souligner dans l'exercice que Fabrice Delvaux, la créative, la solution créative a fait avec ses 44 enfants, est intéressant parce que les 44 enfants, il n'y a aucun blanc. Je ne sais pas si vous aurez noté, parce qu'on n'a pas mis les photos de ces enfants et le dessin qu'ils avaient fait sur la sable, sur le sable. Eh bien, 44 enfants dans l'école de Molenbeek, qui est une commune de Bruxelles, d'immigration, pas un blanc. Et ces 44 enfants, ils ont dit que la chose la plus importante, c'est s'aimer. S'aimer comme base de construction de la paix. Moi, j'étais impressionné. 44 enfants qui ne sont pas européens, ils sont maintenant, heureusement, mais des couleurs qui parlent de paix. Et c'est-à-dire, c'est représentant de tous les peuples qui sont toujours victimes de la guerre. Alors que ce sont les blancs qui font toujours la guerre. Intéressant. Est-ce que je peux demander maintenant à Patricia Sentinelli d'intervenir? Patricia a créé également avec Roberto Musacchio une association qui s'appelle Altrame. Ok, sono qui. Vuoi che prenda la parola, Riccardo? Vado? Sì, sì. Ok. No, se c'era ancora qualche tua parola, la ascoltavo con grande attenzione. Allora, vi ringrazio tantissimo, saluto, vi abbraccio con il cuore, con quello che è possibile, tutti voi dell'Agorà e il Monastero del Bene Comune. E non chiamo tutti gli amici e le amiche che sono invitate, che vi vedo nelle piccole immagini del video, ma siete veramente tutte e tutti del mio cuore. Ho ascoltato con grande attenzione, benché condividiamo il computer con Roberto e quindi ci stiamo dando il cambio in prima fila, ho ascoltato con grande attenzione tutti gli interventi della prima parte e insomma sono davvero molto contenta di aver partecipato e mi si è allargato un po' il cuore. E non voglio ritornare se non su due punti. Allora, un punto che mi pare molto importante e sul quale, se non ho mal capito, mi invitava anche ad intervenire Riccardo, ha a che fare con, io la chiamo la cultura o coltura del pensiero divergente, anche con i bambini e le bambine o i più piccoli di età. In questo periodo, proprio con Altra Mente, stiamo attivando diverse attività, in particolare ora mi interessa parlarvene di una che ha a che vedere con la lettura. Proprio di fronte a questa drammatica situazione in cui stiamo, le scuole, per fortuna io dico, quella nuvola d'argento a cui si faceva riferimento prima e ci dà anche un po' a volte di speranza, ma in questa drammatica situazione le scuole si stanno, dicevo, attivando sui temi della guerra, della pace. A volte io sento un po' un senso, come dire, di ripetizione delle parole, perché si cambia il senso del linguaggio e delle parole stesse, quindi si parla della pace, come costruirla, però insomma io penso che da questo punto di vista bisogna provare ad essere sempre divergenti, provare a fare altro. Prendere le cose da un altro punto di vista, provare a costruire anche con i bambini e con i ragazzi, cioè con le giovani generazioni, un punto di vista diverso. Mi è capitato pochi giorni fa di prendere un libro che io amo molto, è un albo illustrato del David McKean, che ci ha lasciato dopo aver fatto grandissime cose, illustrazioni e libri per ragazzi, I due mostri.
Lui ha scritto questo libro, un albo illustrato, tratta, dico rapidamente perché mi piace metterlo qui in evidenza, di due bellissimi mostri, uno blu uno azzurro forte e uno rosso, che si parlano da un buco della montagna perché non si erano mai visti e litigano perché uno dice che bello, sta finendo il giorno e l'altro dice ma che dici sciocco, sta arrivando la notte. E dentro a questo diverso punto di vista, diciamo, comincia una lite selvaggia, terribile, cominciano a scagliarsi le pietre a non finire l'uno piano l'altro. Piano, se vuoi essere tradotta, piano piano. Raccontando anche, dicendosi uno contro l'altro, brutte parole, epiteti, eccetera, e gettando l'uno contro l'altro una pietra della montagna. Fino al punto che questa montagna cade e loro si vedono per la prima volta e provano anche l'uno a capire le ragioni dell'altro. E uno dice, ma hai ragione, siamo qui, vediamo avvicinarsi la notte, hai ragione tu. E l'altro dice, è il giorno che sta andando via, hai ragione tu. E si incontrano per la prima volta su uno stesso filone di pensiero e dicono, però siamo stati sciocchi, perché la montagna non c'è più. Su questo racconto, che adesso naturalmente vi ho sintetizzato, insomma sono un po' di pagine illustrate meravigliosamente bene e descritte, i ragazzini si divertono molto, le ragazzine anche, ma si fa poi una discussione. E la cosa che io trovo bella e che vi ripeto, quando ho detto, ma potevano fare un'altra cosa? Allora, qualcuno dice i più grandi, guardate, i più grandi. Sì, potevano trovare anche finalmente così il modo di incontrarsi. Ma non c'è più la montagna. Allora altri, i più piccoli, dicono, ma no, bastava girarla la montagna e si sarebbero incontrati in un altro modo. Questa cosa mi è piaciuta moltissimo ed è proprio quella che io penso, la soluzione, quello che ci ha voluto dire l'autore. Si deve trovare sempre un altro modo, quando le ragioni dell'uno non sembrano le ragioni dell'altro. Allora dire no alla guerra per la pace significa trovare sempre un altro modo da quello della guerra. Non si può combattere la guerra se non si costruisce la pace. Se non si dice no alla guerra e alle armi, ma la ragione si costruisce attorno ad altri punti. Ecco perché dicevo, nell'invito che faceva Riccardo, raccontate delle esperienze, provate a coltivare pensieri critici divergenti da un punto di vista eccentrico rispetto a questa terribile normalità che fa sentire la guerra come normalità. E questo è il primo punto che vi voglio dire, perché lo credo che lo dobbiamo con grande pazienza costruire tutti e tutte insieme. La seconda riflessione, una seconda anche riflessione o proposta, riguarda un tempo un po' più vecchio. Lisa mi ha accompagnato molto in quel periodo del mio incarico di viceministra agli esteri per l'Africa subsahariana e per la cooperazione. Mi ha accompagnato in molti viaggi, forse non ricordare Lisa in Corno d'Africa, quando andammo in Somalia, in Etiopia, portavamo parole di pace e molto spesso, come tu ricorderai, incomprese. Erano però veramente momenti molto sentiti e particolari. In quel periodo, forse lo ricorderà anche Riccardo, chiamai Papisca a lavorare per un convegno alla cooperazione e chiesi di fare una relazione sui corpi civili di pace. Era il 2007. Antonio fece una cosa bellissima, credo di averla anche da qualche parte conservata negli atti ufficiali, e cominciamo a ragionare, come dice anche ora Lisa, con la società civile, non armata, a far breccia su questo concetto dei corpi civili di pace, prendendoci la responsabilità di inventare che cosa poteva significare non solo l'interposizione, ma proprio la prevenzione e anche la gestione e anche la capacità di stare nei conflitti non armati. Poi ci fu un tempo più lungo, passò una legge anche in Parlamento, molto importante il lavoro che fece Giulio Marconi in quel periodo,
e si arrivò a definire come parte del servizio civile internazionale anche i corpi civili di pace. Ecco, io sento che è importante essere arrivati a quel punto, ma è una piccola sperimentazione, se pensate. Io penso che dobbiamo chiedere di più, chiedere che i corpi civili di pace non siano solo un pezzetto del servizio civile, ma che sia davvero un campo istituzionale che investa non sulle armi, come è stato detto in tutti gli interventi, in gran parte degli interventi del primo panel, e che condivido naturalmente, ma che si investa sia in termini di quattrini, ma che si investa in termini di pensiero, proprio attorno alla possibilità di inviare, di stare, di costruire, di ricostruire le sinapsi necessarie affinché i corpi civili di pace possano agire con un mandato del paese e quindi riprendere una responsabilità pubblica contro quei governanti che, dice Riccardo in tutti i suoi interventi, sono diventati i dominanti cattivi di questa epoca della globalizzazione neoliberista e capitalista. Io penso che ci possiamo scommettere. Ecco, erano queste le due cose della mia testimonianza che vi volevo lasciare, e di nuovo vi ringrazio. Grazie, grazie Patrizia per questa proposta che mi sembra a tutti noi, immagino, assai concreta e importante. Siccome parlavi dei bambini anche te, poi parlavi degli adulti, ecco, vorrei invitare ora due adulti che sono degli attori, degli artisti, e che lavorano con una realtà sempre fondata sui sensi, sui colori, sulla densità, sulla plasticità, ecco, sul virtuale, direi, di esprimere. Ma questi adulti, effettivamente, com'è che le vivete in quanto scrittori, attori, scultori, rispetto al problema di cui stiamo trattando? Beh, scusate, si è perduto da parte forse, ma je le ripeto, allora, allez-y, donc, Bernard Tirsio e puis Pietro Pizzo. Voilà, voilà, je vous remercie pour tout ce qui était apporté, amené, c'est très enrichissant, c'est aussi très effrayant. Et cette guerre nous laisse un peu glacés, parce que on a tous notre cœur qui voyage. Mon cœur frémit au nom de Rachmaninov, Tchaïkovski, Dostoïevski, Tolstoï, Solzhenitsyn, Tchekhov, dont on a joué les pièces, Eisenstein, son cinéma, Tarkovski. La Russie est ma deuxième patrie sentimentalement, émotionnellement. Et je crois que c'est un peu la même chose pour Pietro. Je ne suis pas poutinien, qui le serait, mais j'aime dire que je suis de la grande Europe, l'Europe qui a de la vastitude dans l'âme, l'Europe qui n'a pas de boussole pour cantonner ses ressortissants à l'ouest ou à l'est, l'Europe océane qui sinue le long de l'Atlantique jusque Gibraltar, englobe amplement la Méditerranée et remonte jusque l'Oural pour atteindre l'Arctique. En fait, c'est l'Europe qui compte 50 pays. Et je rêve, en tant qu'artiste, d'un vieux monde reconquis à la paix, à la libre circulation des richesses matérielles, créatives, artistiques, humaines. Un monde où les mots sanctions, embargo, soient proscrits. Un monde où la loi du plus fort soit abrogée au bénéfice de la loi du plus solidaire. Notre continent ne gagnera que son appauvrissement en armant la haine et en ouvrant ses arsenaux aux peuples frères pour qu'ils s'entretuent. Les guerres
On n'en veut plus guère. Les armes nous désarment. Les grands chaperons de ce monde n'ont de visée que de nous diviser, de nous miner pour mieux nous dominer. Voix perdue dans les steppes et à peine audible, j'invite l'Europe des 50 à regrouper ses forces de paix, de tolérance et d'entraide. C'est un vœu de poète et d'humaniste, un vœu, un pari de naïveté, certes, mais absolument indispensable pour passer de l'autre côté de ce mauvais rêve qu'on nous fait vivre et qui va appauvrir et désespérer complètement cette planète. Voilà ce que j'ai à dire en tant qu'artiste, artisan. voir si cette idée est possible. On sera fort ensemble. Et ce qu'on est en train de faire, effectivement, c'est de diviser cette Europe et de la réduire à néant, quelque part. C'est ce que tu dis, Ricardo, hein, pour la domination de quelques-uns, hein, tous ces gens qui disent « moi, je suis le plus fort » et dont on n'a pas vraiment besoin pour construire un monde humain et vivable pour nos enfants, pour ceux qui vont être là après nous. Voilà, voilà. Merci à vous tous. Merci à toi, Bernard. Tu gardes toujours le sourire malgré ce que tu viens de dire. Et je crois que le sourire doit rester un tout petit peu notre, encore cet après-midi, l'expression faciale la plus importante, parce que je pense que Pietro ne va pas nous raconter des choses qui nous feront rire. Au contraire, je crois que son indignation mérite d'être écoutée. Pietro, et puis ce sera le tour de Philippe Véniel, lui aussi, sorte de poète à sa façon. Pietro? Ho attivato il microfono. Mi sentite? Grazie, merci, sì, sì. Merci Riccardo. Merci a tout le monde parce que l'être humain est, grâce à vous, un peu ragaillardi, grâce aux interventions aussi constructives que cordiales dans le sens du cœur. Les dames Lisa et Patricia ont dit des choses tellement belles sur l'armement sans armes, par l'amour et par le cœur. Je voulais juste avant de citer, parce que moi je n'ai pas fait comme mon collègue Bernard, en souriant, je n'ai pas écrit quelque chose, je vais citer des auteurs qui viennent du passé pour dire que le temps de la guerre et de la paix est... a traversé l'humanité depuis la nuit des temps, et je vais alterner mes deux langues paternelles et maternelles. Je vais commencer comme je le fais en français, mais je voulais citer aussi l'expérience liée à des enfants que est en train de réaliser Soumaya Halak, qui est soprano à moitié, qui fait partie du collectif des artistes et qui est à Alep en ce moment, où elle aide les enfants sous les bombes, les enfants victimes de la guerre, à retrouver le sourire par le chant et par la sensibilisation à la musique. Et puis encore une expérience qui a lieu ici à 10 km d'où je vous parle, in Puglia, in Salento, par l'intermédiaire de la directrice du théâtre comunale di Nardò, qui est en train d'animer un atelier d'enfants au bord de la mer, où elle a fait planter des petites graines autour d'un recinto de pierres blanches qui inscrivent le mot paix, et ce sont des petites graines d'orzo che cresceranno, e tra 15 giorni ci sarà scritto, dans 15 jours il y aura marqué le mot paix sur la terre qui nous appartient à tous et à toutes. Victor Hugo, discours au congrès de la paix à Lausanne, nous sommes en 1869.
ce n'est pas hier. Dès à présent, vous signifiez à qui de droit que la guerre est mauvaise, que le meurtre, même glorieux, fanfaron et royal, est infâme, que le sang humain est précieux, que la vie est sacrée. Solennelle mise en demeure. Que sera cette guerre? Une guerre de conquête. Quelle est la conquête à faire? La liberté. Le premier besoin de l'homme, son premier droit, son premier devoir, c'est la liberté. La civilisation tend invinciblement à l'unité d'idiome, de langue, à l'unité de maître, à l'unité de monnaie et à la fusion des nations dans l'humanité qui est l'unité suprême. La concorde a un synonyme, la simplification dans l'authenticité. De même que la richesse et la vie ont un synonyme, la circulation. La première des servitudes, c'est la frontière, l'empêchement de circuler, effacer la frontière, ôter le douanier, ôter le soldat. En d'autres termes, soyez libre et la paix suivra. Paix désormais profonde, paix faite une fois pour toutes, paix inviolable. Les dictateurs s'entendent sur un seul point, et on le voit aujourd'hui, éterniser la guerre. On croit qu'ils se querellent, pas du tout, ils s'entraiment. Donc, allons au but, que j'ai appelé quelque part la résorption du soldat dans le citoyen. Le jour où cette reprise de possession aura lieu, le jour où le peuple n'aura plus hors de lui l'homme de guerre, ce frère ennemi, le peuple se retrouvera un, entier, aimant, et la civilisation se nommera harmonie et aura en elle, pour créer d'un côté la richesse et de l'autre la lumière, cette force, le travail et cette âme, la paix. In italiano, il Dalai Lama ha detto pochi anni fa: tutti parlano di pace, ma non si può realizzare la pace all'esterno se si coltivano nel proprio animo la collera e l'odio. Voltaire, altro filosofo francese, disse ai suoi tempi: sentite l'attualità, finché il capriccio di pochi uomini massacrerà lealmente migliaia di nostri fratelli, la parte del genere umano dedita all'eroismo sarà ciò che vi è di più terribile e di più condannabile nella natura umana. Sigmund Freud, lo Stato in guerra si permette tutte le ingiustizie, tutte le violenze, la più piccola delle quali basterebbe a disonorare l'individuo. Esso ha fatto ricorso nei confronti del nemico non solo a quel tanto di astuzia permessa, ma anche alla menzogna cosciente e voluta. E questo in una misura che va al di là di tutto ciò che si era visto nelle guerre precedenti. Lo Stato in guerra impone ai cittadini il massimo di obbedienza e di sacrificio, ma li tratta da sottomessi, nascondendo loro la verità e sottomettendo tutte le comunicazioni e tutti i modi di espressione alle loro opinioni, e ad una sola delle opinioni e ad una sola censura che rende la gente già intellettualmente depressa, incapace di resistere ad una situazione sfavorevole o ad una cattiva notizia. Si distacca da tutti i trattati e da tutte le convenzioni che lo legano agli altri stati. Ammette senza timore la propria rapacità e la propria sete di potenza che l'individuo è costretto ad approvare e a sanzionare per patriottismo. E infine il dottore Havelock Ellis, che dice una frase stigmatica: non c'è nessuna cosa, nessuna
che la guerra abbia mai realizzato, che non potevamo realizzare meglio senza di essa. E finisco con Ray Bradbury, grande scrittore americano di fantascienza che adoro. E quando ci domanderanno che cosa stiamo facendo, tu potrai rispondere loro: noi ricordiamo. Ecco dove la lunga, e alla lunga avremo vinto noi. Ecco, lì avremo vinto, e verrà il giorno in cui, ricordandoci, saremo in grado di ricordare una tal quantità di cose che potremo costruire la più grande scavatrice meccanica della storia e scavare in tal modo la più grande fossa di tutti i tempi nella quale sotterrare la guerra. Oh, Pietro, ci hai Eccolo. Messo al teatro. Attore. Ho fatto lo. En tout cas, on se rappelle. Ça, c'est très important. On se souvient. C'est le mot du Québec, n'est-ce pas, Pierre? On se souvient. Et les gens, il faut éviter qu'on ne se souvienne pas. Et je crois que notre témoignage d'aujourd'hui, c'est une tentative d'empêcher qu'on ne se souvienne pas. Parce que les dominants ont toujours intérêt à nous faire oublier, à nous acheminer chaque jour dans des choses nouvelles, pour devenir fidèle d'un produit de consommation nouveau, d'apprendre de nouvelles chansons, etc., etc., de nouveaux produits, d'avoir de nouvelles aventures dans l'espace, pensant à Musk et aux autres. Je crois que j'avais promis que maintenant, on passe au témoignage de Philippe Véniel, qui, comme certains d'entre vous savent, c'est d'une formation ébaniste. Il a refusé d'aller à l'école. Il était indigné de que son âge de conscience lui avait permis de le devenir, mais qui est un poète remarquable, un écrivain qui sait dire les choses, en ce qui me concerne, mieux parfois que moi. Philippe, à toi, et puis on demanderait à Lilia et à Nibal Fazzendini d'intervenir, et puis à notre groupe sicilien. Philippe. Oui, merci Riccardo. Je vais vous dire un extrait d'un papier que j'ai fait beaucoup plus long, qui vous sera transmis, je crois, par l'Agora. Il est déjà transmis et mis sur les sites. Merci. Oui, oui. Chaque fois qu'il m'est donné d'écrire, c'est un rappel malheureux lequel me lie à l'orthographe et à la grammaire, si chère à l'Académie française, qui écrivait en 1694 « L'orthographe servira à distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes. Je passerai sur les violences faites aux ouvriers et ouvrières comme celles qui ont poussé Jean, mon père, au cimetière à l'âge de 59 ans. Nous sommes tous victimes si. Et acteurs, actrices de violences. » Et c'est d'un tout petit bout de nous dont je veux parler. Il faut de tout pour faire un monde, dit mon entourage. Les dingues en tout genre ne manquent pas. Les trafics d'armes et leur lot de violences ordinaires se maillent aux fêtes et aux réjouissances que nous savons aussi nous offrir. Certes, il y a de tout, mais la banalisation de ces violences par la majorité des médias détenus par les puissants makers. Je me souviens du moment de la mort de ma grand-mère Yvonne. Mon grand-père Maurice m'a serré dans ses bras en pleurant si profondément que j'en perçus les causes de son effroi. Il murmura « C'est comme ça que ça se passe, mon petit. C'est comme ça. » Elle était décédée d'une infection pulmonaire, faute d'argent pour se payer une maison assainie et correctement chauffée. Me serrant plus fort encore contre lui, il me dit, la voix nouée des misères faites au petit peuple, « Je vous souhaite de ne jamais connaître la guerre, mon petit. Jamais. Jean XIII en veille. » Ma première réunion sur l'eau s'est tenue en 1985 en Poitou,
Pour ma 19e année, j'ai appris que les humains souillaient l'eau avec des pesticides et autres poisons. Je sais par des militants habitants de 33 pays qu'il en est de même chez eux. Mon engagement politique depuis 4 années au sein du collectif Bassine Non Merci, BNM, tient au fait que l'agrobusiness s'accapare l'eau en puisant dans les nappes phréatiques. Ils font des réserves de substitution que nous appelons bassines. Certains de ces cratères bâchés de plastique font jusqu'à 20 hectares et peuvent contenir plus de 700 000 mètres cubes d'eau. Une eau placée à l'air libre est sujette à l'évaporation aux cyanobactéries. La presse titre « Cette expropriation de l'eau commune, de guerre de l'eau ». J'ai visionné des infos dans certains pays. Il y a des émeutes de l'eau et la police tire à balles réelles sur la population. Les grandes firmes Nestlé, Coca-Cola, Danone, etc. pillent l'eau des habitants avec la complicité des autorités. J'estime avoir eu la chance de boire l'eau du puits. J'ai en moi des sons du seau qui remonte l'eau fraîche des profondeurs. Je suis habité des guêpes qui boivent sur le rebord du bidon qui se tenait près du puits, de l'eau prise dans une boîte de conserve, d'un geste transmis, afin que boivent les lapereaux voisins de la basse-cour. À la ferme de mon oncle et de ma tante, j'ai appris que l'eau des nappes phréatiques était inestimable et qu'il fallait la tenir hors de la lumière et la partager entre les humains, les plantes, les arbres, les veaux, les chevaux et les animaux sauvages. Je me souviens des bains dans une bassine métallique devant le poêle à bois et l'évier en grès qui s'appelait bac et la coussotte qui économisait l'eau courante. Mon pépé Maurice s'est toujours lavé dans sa cuisine avec un gant de toilette et avec un peu d'eau chauffée sur la fonte d'une cuisinière à bois jusqu'à ses 85 ans. Les masséiculteurs accaparent l'eau de toutes et tous avec 70% d'argent public. Ils n'ont que faire des usages des temps passés et des intérêts communs qu'il y avait à vivre ainsi. L'agrobusiness tue un agriculteur tous les 2 jours. Cette agriculture de gestionnaire sans scrupules fait honte à ce que fut la paysannerie. La plupart des céréaliers que j'ai enquêtés il y a 15 ans s'achetaient leur nourriture au supermarché et rien n'était bio. Le colonialisme qui fut commis contre l'étranger, contre le sauvage intérieur, sont les deux faces d'une même pièce. D'avoir été traités comme des bêtes explique peut-être pourquoi nous nous détachons par analogie du sauvage. Ceci explique peut-être en partie pourquoi nous renions nos langues, nos danses, nos maisons et nos savoirs. Pourtant, nous ne sommes que des étrangers, tous. Est-ce ce colonialisme incorporé qui pousse à devenir céréalier plutôt qu'éleveur de vaches maraîchines? Que dire des violences des dominants quand ces derniers ont donné pour définition du mot patois manière vicieuse de parler, encore parlé par quelques paysans? Paysans, personnages rustres. Ou quand Voltaire disait « le peuple est semblable à des bœufs, il est inutile de lui apporter l'instruction, il en est indigne ». Cette condescendance, ces humiliations expliquent peut-être pourquoi nos parents, après avoir été traités de la sorte, n'ont pas transmis leurs gestes et leur accent. Ceci explique sûrement en partie pourquoi ils ont projeté leurs enfants et petits-enfants dans les Trente Glorieuses et leurs ravages. Les sauvages, le sauvage fut inventé par toutes sortes de violences immondes, comme ce fut le cas avec les zoos humains. 45 000 personnes auraient visité celui qui s'était installé à Poitiers. Rappelons-nous qu'à Valladolid, on se demandait si les humains d'Amérique du Sud avaient une âme. Et vous, religieux et maître d'école, avez-vous eu scrupule à tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant? Je me souviens également du discours colonial écrit par Henri Guénaud et prononcé à Dakar par Sarkozy le 26 juillet 2007. Je vous en donne un extrait. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain qui, depuis des millénaires, vit avec les saisons Philippe, dans l'idéal… Plus lentement. Philippe, plus lentement. Philippe. Je vais dépasser largement mes Philippe, minutes. Philippe, bisognerebbe leggere più lentamente. Abbia pazienza, Philippe. Un po' più piano. Je suis patient, mais je tiens à mes 8 minutes pour ne pas prendre sur le temps des autres. Mais il faut en parler plus lentement. Et comme le texte est lisible par ailleurs, bon, je veux bien lire plus lentement. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain qui, depuis des millénaires, vit avec les saisons, dans l'idéal de vie et d'être en harmonie avec la nature,
ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Le mot « folklore » signifie « les savoirs du peuple ». Ce mot est souvent utilisé pour dénigrer. Je pense qu'il est urgent d'en appeler justement à certains savoirs du peuple et de relever la tête pour prendre les choses en main. Faisons vite, avant que la vie ne soit totalement monétisée en bourse, comme l'eau l'a été en 2019 à Chicago. La paysannerie dut peu à peu renier ses cultures sous le joug de l'ethnocide. Menacé des sanctions des dominants, l'homme moderne a inconsciemment effacé les traces qui le rattachent à sa condition afin d'entrer dans l'ère violente du consumérisme et de l'individualisme. Peu d'enfants de la paysannerie et de la classe ouvrière ont appris l'histoire de leur pays dans le pays. Je pense que l'inculture de notre propre histoire termine, contre nous-mêmes, le geste colonial des colons d'hier. Le phénomène climatique dans notre temps, dont les peuples dits autochtones n'ont pas à endosser la part qui revient aux pays qui dévastent leur milieu, engage irréversiblement les modes de vie de l'ensemble des êtres vivants. Il est urgentissime de mobiliser notamment la société civile planétaire associée aux scientifiques, aux philosophes, ainsi que des représentants des peuples dits autochtones, afin de réduire les dégâts en cours. Il est urgent de mettre aux arrêts et de juger d'ethnocide et d'écocide contre le vivant celles et ceux qui tuent la vie pour de vils intérêts. Il serait justice d'emprisonner les dirigeants qui saccagent les greniers à blé, qui haussent les coûts du maïs et du blé au tarif des produits de luxe et privent l'Afrique des céréales bloquées volontairement dans des stocks. Chez nous, nous avons aussi nos salauds. Les destructeurs, destructrices de la FNSEA, qui signifie la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, devraient se rappeler qu'il fut un temps, jusqu'en 1950 environ, où les maraîchins, maraîchines s'allongeaient au sol pour boire à même un fossé, car l'eau y était fraîche et sans pollution. L'abondance des poissons et du gibier permettait de se nourrir et non de se divertir par la pratique du no-kill et ou de canarder les faisans élevés en batterie. Les Poutine, Biden, Stoltenberg, von der Leyen et tant d'autres devraient être mis aux arrêts et soignés pour leur folie meurtrière. En temps de guerre, les infrastructures hydrauliques sont ciblées et l'enjeu est de taille car sans eau, une population est vitalement en danger et les soldats ne peuvent combattre. C'est aujourd'hui le cas à l'est de l'Ukraine où depuis 2014, la guerre se joue notamment sur l'approvisionnement en eau de la Crimée et du Donbass. En France, notons que 275 000 hectares des réserves naturelles sont occupées par les militaires pour leurs manœuvres. Il serait intéressant de calculer la surface mondiale des réserves naturelles d'État et privées pour savoir la surface réelle habitable par l'homme et lequel. Face à ces assassins, je me sens proche de Günther Anders quand il dit « Ceux qui m'obligent à briser le tabou du meurtre peuvent être certains que je ne leur pardonnerai jamais. » Philippe, pour... Oui. Faut terminer. Oui. Alors, je termine en disant que, encore une fois, ce texte est visible disponible par tous, puisqu'il est disponible sur le site de l'Agora pour être lu entièrement. Et donc, pour ne pas prendre sur le temps des amis de l'Agora, je conclue à la demande de Ricardo et je remercie toutes et tous pour les interventions à la fois de la première partie et de la seconde, qui ont été très, très riches et qui font chaud au cœur. Et merci encore à toi, Ricardo, pour avoir permis que toutes et tous nous puissions intervenir. Nous t'aimons profondément. Merci à toi, Philippe. À très bientôt. Ricardo. Continuons alors maintenant. Scusami, Riccardo, se ti interrompo. Riccardo,
Oui. Io avrei a disposizione due file, uno in italiano, uno in francese, che si chiamano Appello degli abitanti. Li condividiamo? Non ancora, per il momento l'appello no, lo si condivide alla fine. Pensavo riferisse questo, Filippo. No, 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 cioè alla fine. Questo. E poi, ora, la video di Bayer la mettiamo dopo l'intervento di Lilia Ghanem e di Annibale. Dopo Annibale. E poi passiamo agli amici siciliani come promesso. Ora, donc, si Lilia... Maintenant, vous voulez bien intervenir, Lilia, du Liban, c'est une Libanaise, elle est membre très active de l'Agora, elle est anthropologue, elle est la responsable de l'édition en arabe de la revue The Ecologist. Lilia, j'ai vu Lilia dans les participants. Allô? Micro, Lilia. Micro, Lilia. Il microfono. Mais j'ai mis le micro. Et voilà, on t'entend. C'est très bien. Vas-y. Donc, je suis en train de vous dire que ma voix ne va pas être très claire parce que je suis malade, j'ai le Covid. Et pourtant, je n'ai pas voulu rater l'occasion d'être avec vous. Donc, surtout que vous avez fait un message de paix et la région du Proche-Orient, elle est très intéressée par un tel message parce que nous vivons dans un état de guerre, mais c'est des guerres oubliées, des guerres dont on ne parle pas. Pourtant, le poids est là tous les jours. Et c'est bien pénible. Au Liban, on a une menace actuellement de guerre à cause de... Parce que Israël essaye de changer la délimitation des frontières maritimes pour extraire le gaz et le vendre... à l'Europe pour compenser ce que fait la Russie. Donc, les États-Unis, ils ont dépêché un envoyé qui impose au Liban de reculer de la ligne 29 à la ligne 23 pour le bien d'Israël. Et donc, comme pour toutes les guerres, c'est le verdict du plus fort qui s'impose depuis la nuit du temps. Et donc, il y a une réelle menace de guerre, soit le Liban il va se plier aux indications américaines, soit on s'approche nous aussi d'une explosion de guerre. Toute la presse ne parle que de ça. Et mais je veux parler aussi des autres guerres, quoi, les guerres directes et les armes de guerre qui font les mêmes ravages que les guerres classiques. Des millions, ça veut dire des millions de morts, des famines, des pandémies, des destructions des infrastructures, l'inaccessibilité aux sources de vie, à l'eau, à la terre. Donc, parmi ces armes, il y a les blocus et les sanctions imposés sur les peuples du Proche-Orient. Je pense au Yémen, où il y a une guerre effective et en même temps des sanctions. Donc, il y a la mort d'un enfant toutes les 10 minutes en raison des actes militaires et des sanctions. Il y a 9 millions d'enfants qui sont privés de l'accès à l'eau potable. En raison des destructions des infrastructures. Donc, comment peut-on arrêter des pandémies comme la choléra si on n'a pas de l'eau potable? Je veux aussi parler de Gaza. Ça fait 16 ans que Gaza est sous le blocus et les sanctions. J'en sais pas si vous avez entendu, mais la presse ici n'en parle pas. Hier, il y avait une attaque aérienne terrible sur Gaza. On a mis ça sur Facebook.
Et je rappelle ici que moi, à chaque fois que je mets une information sur la Palestine sur Facebook, je m'excuse des gens parce qu'il y a la mort au quotidien. À Jenin, par exemple, depuis le début de l'année, il y a eu 70 morts enfants, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 17 ans. Il y a même un enfant qui a 17 ans, qui a été criblé des balles par l'armée israélienne, 17 balles, une balle pour chaque année de sa vie. Comme deux balles ne suffisent pas pour tuer un gamin, il fallait 17 balles pour tuer ce gamin. Donc, il y a un acharnement, mais terrible. Ça, c'est des guerres qu'on entend. Le son. La régie, est-ce que... Je n'entends plus le son. Là, vous m'entendez? Oui, voilà. Ouais. Donc, je ne sais pas jusqu'où je suis arrivée. Vas-y, vas-y, continue. Je peux aussi parler de... Donc à Gaza, je parlais que... Là, j'ai parlé de la Cisjordanie, de Jenin, les 70 morts enfants depuis le début de l'année à Jenin. Donc, mais aussi à Gaza, ça continue. Il y a 6 sur 10 des hommes et des femmes en manque de sécurité alimentaire. Il y a 2 lits pour 1000 personnes dans les hôpitaux. Il y a ça veut dire le blocus, il est encore plus dur sur Gaza parce que en 2005, 30 000 personnes pouvaient passer sur les barrages. Maintenant, ils sont seulement 4 600 en 2020 et 2021. Le chômage, il est à 49%. Et la pauvreté, elle s'est développée entre 2005 et 2021, de 40% à 56%. Donc, comment peut-on appeler ce qui se passe à Jenin? Tous les jours, il y a 2 jeunes qu'on tue. Et l'opération, on l'appelle, c'est prévenir le terrorisme, prévenir les attaques terroristes par des enfants qui n'ont pas encore eu le temps de grandir. Donc, peut-on appeler ça un génocide, une extermination? À mon avis, il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces termes. Donc, pour moi, c'est ça les autres formes de guerre. Dans les médias, on ne parle que de l'Ukraine, mais on ne parle pas de Soudan, on ne parle pas de Darfour, on ne parle pas des enfants entre 5 et 11 ans qui sont qu'on oblige à faire à entrer dans des milices parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour survivre. Il y a des enfants qui sont exclus complètement de l'éducation. Le bilan pour moi il est terrible. Les guerres que nous Nos guerres oubliées, c'est un constat terrible. Mais moi, je ne peux pas passer de ça pour parler seulement de paix. Je pense que la paix a besoin, la parole est très importante, mais il faut agir, à mon avis, par d'autres moyens. Je me rappelle que le 15 février 2003, on était 15 millions quand même à manifester dans toute la ville de Mantes pour dénoncer la guerre contre l'Irak. Aujourd'hui, on a besoin de dénoncer la guerre, non seulement en Ukraine, mais on a besoin de dénoncer toutes les guerres, et par toutes ses formes, toutes les armes de guerre. Et je pense que le fait, il y a un
Il y a un livre qui est sorti, Killing Hope, de William Bloom, qui parle des crimes commis par les Américains dans toute leur guerre. Je pense que c'est très important de revoir la liste de ces crimes interminables et qui continuent d'ailleurs. Et je veux aussi donc rappeler que ce qui se passe en Russie, le regard en Ukraine et le regard au Moyen-Orient et en Amérique latine n'est pas le même que celui européen, parce que les gens, eux, ils cherchent un monde multipolaire. Ils ne veulent pas que l'OTAN fait la loi dans le monde. Donc, il y a un regard différent que celui de l'Europe. Il faut tenir ça en compte. Donc, pour terminer, je dirais qu'on a besoin de deux choses. Informer sur les guerres oubliées autant qu'on peut, utiliser tous les moyens qui sont en notre pouvoir. Et deuxièmement, il faut organiser une grande manifestation à une échelle humaine, comme ça a été pour le cas de la guerre contre l'Irak. Merci Lilia pour ces dernières, pas seulement ces derniers points, mais pour l'ensemble de cette insistance sur la dénonciation et l'arrêt de toutes les guerres. Et tu as fait référence au fait que, vu du Moyen-Orient, le problème de la guerre en Ukraine, cette guerre mondiale, est différent de celui européen, et tu as mentionné aussi l'Amérique latine. Et voilà, on peut demander maintenant à un représentant de l'Amérique latine, un Argentin, Hannibal, de nous dire justement dans les 8 minutes, c'est que les peuples d'Amérique latine doivent ressentir par rapport au futur. Et puis alors on mettra la vidéo de notre ami allemand de Transformer Group. Puis il y aura, et je vous donne maintenant la présence de différentes interventions. Après la vidéo qui durera très peu, 2 minutes, on demandera à notre ami du groupe sicilien. Et puis je propose de terminer. Et ça, c'était un peu mon idée prévue originairement de cette série, de demander à Pierre Galland, ex-sénateur de la Belgique, d'intervenir. Voilà un peu l'ordre de présence. Hannibal. Soy Hannibal Faccendini. Muchas gracias a Ricardo, a todos, el Ágora de los Habitantes de la Tierra. Soy del Ágora de los Habitantes de la Tierra de Argentina, en el fin de América Latina. Tres cuestiones queremos mencionar con respecto a la guerra, esta guerra que nos hace padecer a todos y a todas, a tutti. Que es el capitalismo de guerra, nos hace entrar en la Tercera Guerra Mundial, como plantea el Papa Francesco. Este capitalismo de guerra es la apertura que siempre necesita el capitalismo para realizar y gestionar nuevos mercados y nuevos procesos de pluralización. Antes que el avance que hizo Putin sobre Ucrania, ya Estados Unidos y la OTAN habían invadido Ucrania con anterioridad. Es decir, como bien decían anteriormente, acá no es una lucha que hace Occidente por medio de la OTAN de lograr la autonomía, la soberanía de Ucrania, sino que es una disputa muy grande de mercado sobre Ucrania para colonizarla, tanto los rusos o tanto la OTAN. La Primera Guerra Mundial llevó 20 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial cerca de 40 millones de muertos, y creemos
desde la Cátedra del Agua y del Centro Interdisciplinario del Agua de Argentina, que el problema fundamental, entre otros problemas, es la falta de una cultura de la paz, de una educación de la paz, de una sensibilidad de la paz para lograr convivir en paz, y que la cultura predominante del dominante es fundamentalmente el de la violencia, la resolución belicista de los conflictos, y esa resolución belicista de los conflictos siempre lleva a una situación de competencia, de rivalidad y de muerte, tanto en Europa, tanto en América del Norte, tanto en la Argentina, en Brasil, en América Latina. Los monumentos que hay no son monumentos del amor, sino que son monumentos históricos de la guerra, de la cultura de la guerra, y en ese sentido tenemos como humanidad un gran atraso. Guerras que vienen desde el feudalismo y antes, la antigüedad. Y como bien decía el dramaturgo Esquilo decía que en la guerra la primer víctima es la verdad, la veridad. La verdad es la que se oculta y que se disputa mediáticamente actualmente en lo que pasa en Ucrania. La paz en Ucrania para nosotros significa que se retire Rusia, que se retire la OTAN y que Ucrania pueda resolver sus problemas sin la intervención ni de los rusos ni de la OTAN. En ese sentido, nosotros actualmente estamos haciendo pedagógicamente la escuela itinerante de la educación, del agua y del clima, y hemos agregado la educación por la paz. Luchar por la paz en nuestro formato mental que viene de hace siglos, no solamente en el capitalismo, sino también desde la edad antigua y en el feudalismo, es lograr tener una alteridad a la resolución de los conflictos. Y en ese sentido proponemos que empezar una campaña, la infancia por la paz, una infancia mundial por la paz que nos permita poder ver que los conflictos se pueden resolver de otros problemas, de otra manera, porque conflicto siempre va a haber, siempre. El tema es cómo lo resolvemos y cómo evitamos muertes, cómo le quitamos a la guerra ese halo de gloria que le han puesto desde el Arco del Triunfo en París hasta los distintos monumentos que puede haber en Argentina, en Brasil, en México, en Asia. Es decir, cómo el desafío es cómo rompemos con la cultura de la guerra. Yo no he visto ningún símbolo grande, inmenso en el mundo que hable del amor, que hable de la paz, y que la cultura dominante nos impide lograr ver y construir los tres elementos básicos que tendría que constituir lo nuestro, que es educación por la paz, construir la paz y convivir con la paz. Ese es el desafío más revolucionario en esta etapa del capitalismo de guerra. El capitalismo de guerra, indudablemente, nos está llevando a esto que el Papa Francisco ha planteado como la tercera guerra mundial, guerra híbrida, guerra de sanciones, pero no por ello menos cantidad de muertos, de familias destruidas, de pobres más empobrecidos, de indigentes más indigentes, y la mortandad va a ser mayor. La revolución de la paz es la mayor insurgencia contra el capitalismo de guerra. Esto queríamos comentarle, y lo que estamos haciendo en las escuelas itinerantes del agua, del clima
y ahora hemos agregado fundamentalmente para nosotros la educación por la paz, que es posible la paz. No evitar el conflicto, pero sí lograr que se resuelva por la paz los conflictos. Gracias. Merci a toi, Aníbal, d'avoir souligné encore une fois la nature profonde de cette guerre et d'avoir indiqué aussi une piste d'action comme de comment dépasser et éliminer de l'histoire de l'humanité les phénomènes de guerre. Et maintenant, je demanderai à la régie si elle veut bien projeter la vidéo, la courte vidéo de notre ami allemand de Transform Europe qui insiste effectivement. Voilà, allez, voilà. Let's go. Le son. Ma l'audio non si sente. Non c'è audio. In teoria l'audio io lo sentivo mentre lo trasmettevo, lo sentivo bene. Ma io quindi, anche. No. No, mi ponevo il problema perché tutte e tre volte che c'è stata la condivisione dello schermo io non ho avuto assolutamente audio. Neanch'io. Quindi è un problema, se mi posso permettere, della trasmissione, non della, diciamo, di noi che siamo connessi. Credo. Poi fate voi. Sì, infatti. Quindi non si sente. Rinuncerei a questo punto perché sennò perdiamo solo tempo. Vista che è corta, la si può recuperare, ma nel frattempo continuiamo. La distribuiamo anche come allegato. Va bene. Allora ora domando per appunto a Carmelo di raccontarci allora l'esperienza, testimonianza di quello che avete fatto in Sicilia. E poi allora chiuderemo con l'intervento di Galò e poi presenteremo l'appello e poi conclusione generale a parte di Roberto Musacchio. Vai Carmelo. Carmelo, se puoi provare a trasmetterlo tu, perché immagino che avrò lo stesso problema anch'io, anche sul tuo file. Allora, io ci posso provare, anche se non l'ho mai fatto, non ho idea, quindi posso provarci. Infatti
il nostro contributo, che insomma in qualche maniera avevo concordato con Riccardo, più che un intervento vero e proprio, che non direbbe nulla di nuovo a ciò che è stato detto sicuramente in maniera più puntuale, più eminente da amiche e amici che mi hanno preceduto, ma e che hanno ovviamente una conoscenza e anche una, come posso dire, anche una competenza ben diversa da quella che abbiamo noi. Noi siamo un'associazione di promozione sociale e quindi il nostro approccio, più che un approccio, come posso dire, intellettuale, e non è una parolaccia, è ovviamente un... vuole essere un intervento di azione sociale, ovviamente preceduta sempre da una riflessione che noi facciamo nell'ambito della nostra piccola comunità. Noi abbiamo affidato, diciamo, il nostro piccolo contributo appunto ad un video che abbiamo realizzato, un video di 7 minuti, in cui c'è il saluto e la presentazione da parte del nostro presidente Emanuele Villa, che avete conosciuto per chi è stato presente alla Gora del Mediterraneo a Palermo nel mese di marzo, per la sottoscrizione della Carta dei diritti delle genti del Mediterraneo. E poi ci sono delle immagini che da sole, nel silenzio, raccontano che cos'è stato il pacifismo e cosa è stato l'impegno civile del pacifismo in Sicilia. E in ultimo anche c'è un video con delle interviste che sono state fatte giusto appunto a conclusione dell'Agora del Mediterraneo. Quindi Riccardo, se io, diciamo, non vorrei, voglio dire, fare il nostro intervento in maniera canonica, in maniera classica, vorrei provare a offrire questo piccolo contributo multimediale, voglio dire, che abbiamo preparato. Quindi ci possiamo provare. Chi è l'amministratore che mi ha parlato prima? Chi è? Antonino. Allora, Antonino, io credo che si faccia, che devo avviare il mio video sul desktop e poi devo fare condividi schermo, giusto? Antonino, se ci sei. Antonino, non c'è. Ci proviamo. Non doveva essere così, dovevate essere voi a... Comunque, ci provo. Provo a condividere lo schermo, vediamo di farcela. L'organizzatore ha disabilitato la condivisione. Mi dispiace per me. Non dipende da me, è l'amministratore che ha disabilitato la condivisione. Cioè, io come faccio? Ecco, posso andare? Vado. Niente suono, niente suono. Ma come fa a esserci niente suono? Niente. È un problema. Niente suono. Mi devo arrendere. Vabbè, lasciamo stare. È un problema tecnico che dovete risolvere, che deve risolvere l'amministratore. Se non è capace, pazienza. Adesso blocco. Posso parlare? Sì, prego. Allora, è accaduto così che abbiamo lavorato fino alle 3:50, alle 15:55 per stabilire l'interpretazione. Ma il mio la mia non era una critica, no, assolutamente. No, io volevo dire, lo so, assolutamente. Che tra di noi non ci può essere una critica. No, ma assolutamente, certo. Per dire che è la prima volta che noi facciamo un collegamento del genere, non avevamo neppure il programma addizionale a Zoom per poter fare l'interpretazione, e grazie agli interpreti siamo riusciti poi anche a stabilire questo, ma questo ci è costato, nel senso che il materiale che è arrivato
non abbiamo avuto modo di certo. trattarlo bene. Per cui potremmo fare così, potremmo fare in maniera che venga condiviso da tutti, con il, magari nei prossimi giorni, così lo viviamo. Perché mi dispiace sia dei va benissimo. Che anche per gli altri. Va bene, va benissimo. Allora dico le due parole. Sì, allora, dico le due parole. Gioco forza, non posso evitarlo. Allora, come associazione Un'altra Storia, insieme ad altri partner, Riccardo lo sa perfettamente, il partner principale è stato appunto l'Agorà degli Abitanti della Terra, ma insieme anche al Comune di Palermo, al Forum Italo-Tunisino, alla Fondazione Sardegna e ad altri soggetti, abbiamo praticamente realizzato questo progetto di realizzare un attraverso il nostro Agorà del Mediterraneo di una scrittura dal basso, quindi di una carta dei diritti e dei beni comuni del e per il Mediterraneo. Quindi non una convenzione come spesso accade ed è accaduto anche nel recente passato, scritta da, come posso dire, livelli apicali delle società e dei governi. Quindi governi, associazioni governative, istituzioni extra e ultra, diciamo, nazionali, ma di scrivere una carta, sottoscrivere una carta che fosse il frutto di un lavoro di incontro e poi di confronto e poi di scrematura fino ad raggiungere una sintesi. Questa sintesi è stata poi raggiunta attraverso un lavoro anche lungo, faticoso, durato mesi, un periodo in cui ovviamente il lockdown ci impediva anche di poter realizzare momenti di incontro dei visu fisici, e questo è stato fatto attraverso appunto dei gruppi tematici che si sono occupati di vari temi che sono stati scelti sempre, voglio dire, dai partecipanti all'Agorà del Mediterraneo, su temi che vanno dall'acqua alla pace, alla non violenza, alle differenze di genere, ai saperi, a queste rubriche che poi sono le rubriche che maggiormente stanno e dovrebbero stare a cuore delle persone, della gente, delle comunità, delle cittadinanze del Mediterraneo. Si è giunti quindi a scrivere una convenzione, una carta con tutta un suo articolato, che poi è stato oggetto di un'ulteriore rivisitazione da parte dei singoli partecipanti all'Agorà e alla Convenzione del Mediterraneo, che ha avuto il suo momento, come posso dire, non solo celebrativo, ma il suo momento di sostanziale, voglio dire, tipizzazione di questo evento a Palermo nel mese di marzo, con la sottoscrizione materiale fatta da credo una ottantina, novantina, c'è Alfio qui presente, mi può correggere, un'ottantina, novantina di sottoscrittori che hanno sottoscritto questa carta dei diritti e dei beni comuni delle genti del Mediterraneo, non dei governi o delle nazioni. E questo è il lato anche importante delle comunità. Le hanno sottoscritte a titolo anche dei gruppi e degli enti, delle associazioni da cui provenivano dai loro paesi. Parliamo di una trentina di paesi del Mediterraneo, sia dell'area europea che dell'area magrebina, che dell'estremo oriente, del Medio Oriente e quindi anche della zona dei Balcani. Quindi voglio dire, è stata anche un'esperienza nuova, importante, che ha non, voglio dire, finito il suo compito. E inizia ora. Il compito inizia ora. Che succede? È frezzato, ha perso la linea. Credo che abbia perso la linea. Bene. Siccome il tempo passa, possiamo fermarci qui purtroppo, Carmelo. E allora domanderei ora a Pierre Dallon
vedo che è sempre lì, anche se ha chiuso il telefono e la video. Pierre? Voilà. Bonsoir Pierre. Tu es le dernier. On donne les coups. Écoutez, d'abord bonjour et je voudrais dire un tout, tout grand merci en tout cas aux interprètes pour lire ce travail et cette constante pendant 3 heures, c'est affolant. Je les remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que on a beaucoup parlé de la paix, on a beaucoup parlé de la guerre. Pendant qu'on parlait, je me suis demandé, mais en quoi est-ce que finalement un Européen, aujourd'hui un Ukrainien, un Américain, leur mort a-t-elle plus d'importance que celle d'un Yéménite, d'un Libyen, d'un Palestinien, d'un Syrien ou de ceux qui sont aujourd'hui les victimes de la faim? Et c'est là déjà la violation la plus constante de ce qu'on avait engagé après la Deuxième Guerre mondiale en 1948, la Déclaration universelle des droits humains, que l'on bafoue quotidiennement. Et donc, je pense que c'est là la guerre. C'est une guerre qui se fait soit avec les moyens militaires. Et qui avaient des méthodes pour garder des stocks alimentaires et qui en sont privés aujourd'hui. Ou quand on leur fournit des grains, ils sont eux, du fait même qu'ils ont été manipulés par la génétique, ils sont non reproductibles. Ce sont toute une série de guerres. Et donc, moi, ce que je voudrais en peu de mots, c'est vous dire, d'une part, fin du mois, eh bien, il y a le sommet de l'OTAN. Alors, tout à l'heure, Lisa disait gentiment depuis Vienne, il y a des pays comme la Belgique qui vont envoyer un observateur. Vous savez, si la Belgique envoie un observateur, c'est d'abord parce que nous avons fait pression pour cela, mais c'est surtout aussi parce qu'ils sont honteux d'avoir accepté l'obligation qui est faite par l'OTAN de consacrer 2% en plus de dépenses militaires dans les prochaines années. Et c'est là le crime. C'est des choix que nos sociétés font. Et pour essayer de se dédouaner, on dit « mais nous allons aller à Vienne ». Et oui, nous allons respecter les 75% que l'on a promis d'aide pour les pays en voie de développement. C'est uniquement du baratin. Et je crois que nous devons être capables de nous battre contre ce discours politique mensonger, et de dire on ne vous croit plus. Et je pense que nous avons des dates. Maintenant, nous allons manifester à Bruxelles, en tout cas, le 28 juin, nous allons mobiliser et nous manifestons contre le sommet de l'OTAN pour dire que ce sont des tricheurs et que ce sont des meurtriers. Nous allons ensuite soutenir déjà ce 17 juin. Ce 17 juin, il ne faut pas oublier que c'est le sommet de l'Organisation mondiale du commerce. L'OTAN et l'OMC, ce sont les tueurs de notre planète aujourd'hui, sur des méthodes différentes, mais ils sont aussi tueurs l'un que l'autre. Et je pense donc que nous devons relayer l'appel de Via Campesina, parce que ce sont 200 millions de petits paysans qui ont le droit de porter leur peuple, leur terre, et de faire eux-mêmes de quoi nourrir leur propre population. Et nous devons mettre à notre agenda que le 16 octobre prochain, eh bien, ils ont appelé les paysans, ces paysans du monde entier qui font un travail remarquable de résistance. Ils ont appelé à ce que nous nous mobilisions tous pour obtenir que l'on stoppe le libre-échange manipulateur des accords sur toute l'agriculture. Et je relaye aussi ce qui a déjà été dit, c'est que mobilisons-nous pour le 7 décembre, parce que la manière de mettre l'eau en bourse, c'est aussi une appropriation guerrière de ce que sont les besoins fondamentaux de nos populations. Et ce n'est pas seulement pour l'eau, c'est pour tous les services aujourd'hui. Donc soyons capables de refuser cette perspective et de nous battre pour qu'on arrête la spéculation sur les biens essentiels qui sont le minimum de sécurité qui doit faire que nous respectons l'autre. Et je crois que c'est à partir de là aussi que nous devons réfléchir. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui, probablement même tous ensemble ici, d'arrêter cette guerre.
nous ne sommes pas capables d'empêcher l'OTAN de faire cette augmentation qui avait été, souvenez-vous, qui avait été obligée par M. Trump. Ce n'est pas Biden, c'est déjà Trump qui avait imposé les 2%. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons être capables de dénoncer ce que sont les crimes contre notre humanité, ce que sont aujourd'hui la non-assistance à tous ces gens, que ce soit en Ukraine, mais que ce soit dans le reste du monde, que ce soit pour des guerres comme dans l'est du Congo, que ce soit parce qu'ils n'ont plus accès à l'alimentation élémentaire, que tout ça, nous devons le dénoncer comme crime de non-assistance à ces peuples en danger de mort. Il s'agit donc de construire une vision qui soit nouvelle et dans laquelle nous dénonçons le fait que, par exemple, aujourd'hui, la santé est une vision purement néocoloniale qui est imposée à l'ensemble de l'humanité. C'est du colonialisme mental. Alors, l'éducation doit redevenir notre préoccupation fondamentale. Comment allons-nous éduquer les jeunes à avoir une capacité critique par rapport à nos sociétés et d'avoir la possibilité eux-mêmes de reconstruire un monde? Et entre-temps, la résistance, c'est être capable de dire non à ce modèle. La résistance, c'est être capable de faire ce que nos pères faisaient avec la capacité de faire un tunnel souterrain pour passer sous le mur imposé par le gardien de l'ordre mondial aujourd'hui nous a mis et nous a emmurés. Comment est-ce que nous allons passer en dessous des murs comme l'ont fait les résistants pendant la guerre pour sortir des camps de concentration? Comment est-ce que nous allons faire pour faire ces tunnels qui vont nous permettre de nous relier à nouveau? Nous devons reconstruire la reliance entre nous pour organiser cette résistance et lui donner une visibilité pour ceux qui ont une espérance dans la vie, une croyance que le monde peut être amélioré, changé, et que nous pouvons sortir de l'impasse dans laquelle nous a conduit aujourd'hui la financiarisation à outrance de nos sociétés. Et donc, je pense qu'il faut rester optimiste quelque part, parce que les gens sont prêts. Il y aura une manifestation le 28 juin. Oui, il y aura une dénonciation de l'OMC. Oui, il y aura un soutien aux paysans sans terre. Oui, il y aura un soutien, et hier nous étions nous-mêmes à Bruxelles en réunion pour soutenir les gens de Gaza, Leïla. Tu n'es pas seul, les Palestiniens ne sont pas seuls, nous pouvons agir en commun. Voilà un petit peu, si vous voulez, ce que je voulais dire. Et je suis, comme vous, extrêmement fâché sur la manière dont nos politiciens, et moi j'ai été en politique, et je suis fâché, révolté contre leur hypocrisie, parce que la manière dont on nous vend aujourd'hui ce qui se passe à l'est de l'Europe, et dont on fait comme si c'était le centre du monde. Non, ce n'est pas le centre du monde. Le centre du monde, ce sont pour la protection de leurs terres, ce sont ces Chiliens, ces Colombiens qui votent et qui renversent leur gouvernement pour arriver à mettre en place des structures qui soient plus au service des peuples. C'est là toute notre espérance à nous, c'est de voir que partout dans le monde, aujourd'hui, il y a des résistances et que ces résistances, on doit les mailler ensemble, parce que ça a notre manière de dire non à ce système mortifère, criminel, et qui est vraiment, c'est vrai que Leïla a utilisé le mot de génocide, c'est un génocide contre des peuples dans le monde. Refusons ce qui est intolérable et inacceptable. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, Ricardo, et ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus que nous ne le pensons. Soyons donc toujours prêts à saisir l'opportunité, soyons attentifs, et sachons qu'autour de nous, dans nos écoles, il y a des choses merveilleuses, des profs qui sont extraordinaires pour faire le travail. Travaillons avec eux. Il y a les artistes, comme l'a montré Maria, comme l'a montré Pietro, comme l'a montré... Enfin, il y a tant de choses. Essayons de mailler et remaillons-nous, parce qu'ensemble, nous allons y arriver, je vous assure. Cette terre, nous l'aimons. Eh bien, nous voulons vivre sur cette terre. Nous voulons respecter les autres pour vivre ensemble avec eux. C'est ça le projet. J'ai dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pierre, bon, je crois que tu as dit beaucoup de choses et presque l'essentiel. Alors, il nous reste encore 15 minutes et on souhaitait que Roberto puisse avoir le temps de tirer un peu les conclusions de ces 3h30, particulièrement
Maurice. J'avais prévu de lire l'appel qui sortira de cette rencontre et je vous informe que c'est mon intention vraiment forte de sortir de ces 3 heures et demie une publication parce que tout a été enregistré et on va essayer de faire un petit ouvrage de compte-rendu de ce qui a été dit et de ce qui a été proposé. Et donc, je ne lis pas l'appel, d'autant plus que l'appel que j'ai lu a été déjà diffusé, a circulé déjà entre nous. Déjà, notre ami Pierre Jasmin au Canada en a fait la diffusion et je le remercie très, très, très chaleureusement pour cela. Et donc, la version que j'étais prêt à vous montrer à lire n'apporte pas de mutation substantielle au test que vous avez déjà reçu. Ce n'est que quelques petites paroles, quelques mots. On a fait des ajouts qui ont été proposés par vous. Donc, je vous garantis que ce que vous avez proposé, j'ai essayé d'être fidèlement rapporteur de ce que vous avez proposé. Et je pense qu'on peut alors demander maintenant à Roberto, au nom également de Transform Europe, de tirer quelques conclusions majeures, celles que moi, je me permets abusant de la parole, mais en quelques secondes de dire. J'ai une confirmation, je crois que nous tous et toutes avons une confirmation d'une chose essentielle. Quand il y a la guerre, signifie que le système de l'injustice gagne. Sì, grazie Riccardo. La mia connessione è diventata molto debole, quindi spero che riusciate ad ascoltarmi. Ringrazio di averci invitato, di darci questa parola riassuntiva finale. Come Transform Italia e Europa siamo parte appunto del centro studi, della fondazione legata al Partito della Sinistra Europea e con l'Agorà degli abitanti della Terra abbiamo una collaborazione lunga, per quanto mi riguarda, con Riccardo Petrella, decennale. Ma per quanto riguarda noi come organizzazioni, negli ultimi 2 anni abbiamo lavorato intorno al tema dell'altra gente. E che cosa più della pace può dare significato alla nostra altra agenda? Ecco, io penso che noi abbiamo fatto un appuntamento molto importante, abbiamo utilizzato bene la nostra domenica, mi sono detto, ma sarebbe stato bello se ci avessero mandato direttamente in televisione. Uno, perché ci avrebbero aiutato tecnicamente e ci avrebbero ascoltato più persone, ma 2, perché noi avremmo fatto quello che la televisione, almeno in Italia, ma non so negli altri paesi, non fa, cioè ragionare di valori e di programmi. E io penso che il primo impegno debba essere quello che già Riccardo ha detto, di diffondere l'appello, ma anche questa nostra discussione con tutti i materiali, perché è stata una discussione di valori e di programmi. Perché la nostra è una proposta che vuole una politica dei valori che è contemporaneamente molto concreta, che ci offre immediatamente un programma di azione, come abbiamo sentito dalle varie testimonianze. Da questo punto di vista la pace è contemporaneamente un valore e una rivoluzione. Forse la rivoluzione che potrebbe dar luogo finalmente alla modernità, quella che tutti noi auspichiamo. Ho sentito dire aboliamo la guerra, così come abbiamo detto aboliamo la povertà, il mondo nuovo nasce forse da quel momento lì. E dunque io penso che noi, nel momento in cui il Pontefice ci dice che la terza guerra mondiale, lui l'ha definita a puntate, è oramai già in atto, noi dobbiamo precisamente organizzarci dal punto di vista dei valori e del programma per l'alternativa della pace. Noi abbiamo chiaro che questa guerra è cominciata da tempo, come abbiamo chiaro che in questo momento le responsabilità di Putin sono chiare, ma sono responsabilità che condivide con molti altri.
quelli che dopo il 1989 hanno detto abbiamo vinto, adesso comandiamo noi. E in realtà ci hanno riportato immediatamente in una guerra. Noi a Transform Italia l'abbiamo chiamato la guerra dei 30 anni, proprio a 30 anni dall'89. Guerre guerreggiate in tutto il mondo, ma anche in Europa, era già tornata la guerra in Europa, continue guerre economiche. Questi dominanti che concordano tra di loro le atrocità più grandi e poi finiscono col combattersi l'un con l'altro, determinando condizioni atroci per tutti noi. Noi abbiamo visto questa globalizzazione dei dominanti e abbiamo visto che gli effetti siano stati la povertà dei dominati e la povertà del pianeta. Come spesso Riccardo Petrella ci insegna, l'impoverimento. Noi non siamo entrati poveri in questo trentennio, ma nel corso di questo trentennio ci siamo impoveriti, sia i ricchi che quelli più poveri. Noi abbiamo la condizione per cui questi dominanti non sono dominanti politici, semplicemente. Sono i dominanti delle armi, sono i dominanti dei vaccini, sono i dominanti della finanza, sono i dominanti dell'energia, sono i dominanti del grano e dell'alimentazione. Ancora in questi giorni al WTO, per responsabilità primarie anche dell'Unione Europea, abbiamo visto il rifiuto in piena guerra di togliere i brevetti sui vaccini. E abbiamo visto come il prezzo del grano cresca non solo e non tanto per la guerra, ma perché c'è chi alla borsa del Canada o alla borsa di Parigi ha scommesso i future sull'innalzarsi del costo del grano, oltre al fatto che naturalmente le sanzioni alla Russia hanno determinato problemi con le sostanze che vengono utilizzate in agricoltura. Abbiamo visto alzarsi i prezzi dell'energia a dismisura, anche quelli perché i contratti che stanno nelle borse olandesi del metano e stanno nei rapporti con i potentati e i dominanti arabi per quanto riguarda il petrolio, scommettono sull'arricchimento e sull'impoverimento. Questa è la scommessa tragica che loro fanno. Noi abbiamo bisogno di uscire da questa situazione. Guardate, io penso che noi abbiamo tre alternative. Una è quella dell'unipolarismo e della guerra. L'idea che c'è un suprematismo occidentale che si deve imporre, costi quel che costa. La seconda è quella del multipolarismo, ma così come l'ha descritto Putin due giorni fa, intervenendo a Pietroburgo alla conferenza internazionale economica che si è svolta lì. Un multipolarismo delle potenze. Un multipolarismo che sì, dice che qualcuno non può dominare il mondo, ma perché tutti quanti i dominanti devono riuscire a trovare il modo di dominarlo insieme. Io so le differenze tra l'unipolarismo e il multipolarismo, penso che però oramai dobbiamo essere oltre questa differenza. Noi abbiamo bisogno di una rivolta dei dominati, una rivolta che abbia dentro di sé idealità e programma e quindi la capacità di trasformarsi in rivoluzione. L'atto di rivolta è quello di dichiarare che noi non vogliamo più essere dominati, è quello di disvelare il meccanismo del dominio, che oramai passa moltissimo dentro gli elementi della conoscenza, di ciò che viene manipolato da quanto passa dentro i mass media, a quanto succede nei consigli di amministrazione, a quanto accade nelle borse finanziarie. Su questo noi intendiamo lavorare anche come altra agenda, proprio per cercare di costruire un indice della democrazia della conoscenza che adesso ci viene sottratto. E contemporaneamente abbiamo bisogno di costruire una rivoluzione, cioè un nuovo assetto del mondo
di cui fanno parte molte delle pratiche che abbiamo sentito qui, da quelle degli artisti a quelle degli eserciti di pace, dei volontari della pace, a quelli dei costruttori di giustizia, perché noi abbiamo bisogno di una rivoluzione che si fondi su due punti programmatici, pace e giustizia, che sono indissolubilmente legati. Io ringrazio tutti, ho passato un bel pomeriggio con voi e penso che abbiamo fatto questo impegno, Riccardo. Dobbiamo recuperare al meglio i materiali, inserendo anche le cose di cui non abbiamo potuto ascoltare le parole, e diffonderli con tutti i mezzi di cui disponiamo. Grazie e buona domenica a tutti. Grazie Roberto, grazie a voi tutti. Io vorrei cominciare a ringraziare il Monastero del Bene Comune. Siamo nati al Monastero del Bene Comune, stiamo andando avanti con il Monastero del Bene Comune, che abbiamo tra l'altro creato tutti insieme già alcuni anni fa. Grazie a quelli che hanno preparato oggi la riunione, è stato un esploit tecnico, direi, molto avanzato, con qualche piccolo impasso, però è stato veramente un esploit considerevole. Grazie a voi tutti, ho visto che c'è un buon numero di persone, siete stati presenti per 3 ore e mezzo in questo contatto. Fa piacere, come certuni poc'anzi hanno detto, questo fa caldo al cuore. Con queste parole, che penso siano dolci e calorose, ancora una volta un grande grazie a tutti voi. Non vi nomino uno per uno, non solo perché vi voglio tutti bene, però già perché l'avete fatto voi stessi, e quindi ancora una volta grazie. C'è Pierre Jasmin che vuole dire qualche cosa. Terminiamo alle 7:30. Vai Pierre. Merci. Je veux juste dire que depuis le début de notre réunion, j'ai eu 5 pannes d'électricité à la maison et que ça a interrompu pendant 5-10 minutes tout ça. Et c'était au moment où je finissais mon laïus sur l'importance d'appuyer le GIEC. Donc le GIEC, d'appuyer cet effort de l'ONU pour contrer le réchauffement, les changements climatiques. Magnifique. Et ici au Québec, on a des vents terribles aujourd'hui et c'est ce qui cause cette panne. Bien sûr, pas dans les milieux riches, mais chez moi, à la campagne, oui. Voilà. Et qui me permet de finir avec des remerciements très, et aussi là, très chaleureux et très sincères à nos interprètes. Elle mérite complètement notre applaudissement. Et alors, on continue l'aventure et dans les jours qui viennent, on sera en contact, on précisera les... Bonne fin dimanche et à très bientôt. L'avenir est avec nous. Espérons que le soir aussi avec les milliards de gens. Parce que c'est beau de dire ça, il faut essayer de concrétiser. À très bientôt. Merci à tout le monde. Il faut se souvenir aussi des gens comme Miguel Angel Estrella. Arrivederci. Io ringrazio moltissimo la Paola che ha un impegno. Grazie a tutto, grazie a tutti quanti. Ciao. Ciao Paola. Ciao Antonio. Voilà.